abbiamo cominciato a raccontarvi una storia e pensavamo di continuare a raccontarvi questa storia con una voce modulata differentemente, con una signora che parlava di spalle, invece non è così. E dovete consentirci di essere meravigliati, perché il coraggio non è una cosa che si incontra ad ogni angolo di strada. Però oggi siamo qua con una donna che sta dimostrando tutto il suo coraggio, perché si mostra apertamente alle telecamere, pronta per raccontare la sua storia, e non è una storia di serenità, ma è una delle tante storie tristi che purtroppo rimangono spesso, troppo spesso, chiuse dietro le porte di casa. Noi siamo con Teresa. Teresa? Roviello. Teresa Roviello. Di Casa Giove. Roviello è un cognome di Casa Giove. E allora la sua storia comincia quanti anni fa? Beh, da quando me ne sono resa conto io, parliamo veramente di tanti anni fa, ma senza esagerazione, da una decina d'anni, senza esagerazione. Allora, lei che è giovanissima, si è sposata più che giovanissima, che età si è sposata? 23 anni mi sono sposata, sempre a Casa Giove, sono rimasta sempre lì, mio marito ha sempre lavorato a Roma, ha sempre fatto il pendolare, e la prima figlia è arrivata nel 98, nel 94 mi sono sposata, nel 98 la prima figlia, nel 99 a fine anno la seconda, poi c'è stato il maschietto nel 2004 e alla fine nel 2007 la femminuccia. E già quando è arrivata la femminuccia le cose non andavano bene, però in quell'occasione ho scelto di portare avanti una gravidanza. E quindi ho scelto di portare avanti una famiglia nonostante le difficoltà, che però da quel punto in poi sono andata a degenerare sempre di più. Il suo matrimonio è stato un matrimonio d'amore? Sì, un matrimonio d'amore, un matrimonio che attualmente hanno definito con un marito particolare, però io, essendo d'amore, non ho visto i difetti assolutamente. Lei aveva 23 anni, suo marito quanti anni aveva? 27, 20, 26, abbiamo 3 anni di differenza. Da quanto tempo lo conosceva? Lo conosceva da 7-8 anni. Diciamo che ci siamo sposati frettolosamente, perché poi lui ha vinto un concorso in finanza, e quindi dopo il corso con destinazione Roma, ed era la parte più vicina, se vogliamo, a dove abitavamo e dove abitava fino a pochi giorni fa. E quindi ci siamo sposati, però in pieno amore, nessuna forzatura. E in questi anni di fidanzamento, voi giovanissimi, lui non ha mai dato prova di prepotenza o di violenza? No, devo dire di no, oppure meno, sì, le persone che mi circondavano l'hanno visto, non me l'hanno detto, e io comunque non ho visto nulla, perché ero innamorato di quest'uomo. Quando è finito l'amore? L'amore è finito man mano, ma veramente con la gravidanza inaspettata dell'ultima. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Ombre e Delitti. Avete visto uno stralcio dell'intervista che poi vi sarà proposta alla fine di questa trasmissione. Ma Teresa Roviello, la protagonista di questa intervista, è qui con noi e noi la ringraziamo per quest'altra prova di coraggio. Grazie Teresa di essere qua. Buonasera. Dopo ascolteremo da te le ultime novità. Teresa Roviello è accompagnata dal suo compagno Antonio Paglia, che peraltro, oltre che ad essere sostegno di questa donna che è bistrattata dalla vita, sta subendo anche le conseguenze del suo affetto. Noi però oggi la consideriamo una puntata speciale, quella di Ombre e Delitti che sta andando in onda, perché dobbiamo darvi una comunicazione.
Siamo con Raffaella Migliaccio, che nonostante non stia bene perché ha la febbre e la bronchite, ha voluto essere qui con noi e quindi la ringraziamo ancora una volta. Noi possiamo considerare conclusa felicemente la prima parte di questa nuova storia, una nuova storia che è cominciata da poco e che ci auguriamo sia scritta da oggi in poi nella maniera migliore. Voi sapete che Raffaella cercava le sue figlie che le furono sottratte 31 anni fa, quando lei aveva soltanto 14 anni, sottratte naturalmente a sua insaputa e sarebbe stato contro la sua volontà. Le ragazze stanno bene, le ragazze sono belle, hanno 31 anni, hanno vissuto bene, vivono bene e oggi sanno la verità e soprattutto Raffaella ha concluso felicemente la sua ricerca. Il suo obiettivo principale, Raffaella, tu mi consentirai di anticiparti, il suo obiettivo principale è stato quello soprattutto di far comprendere e conoscere alle ragazze l'unica verità assoluta. Lei non ha voluto abbandonarle, lei non le ha abbandonate. Una serie di circostanze di cui parleremo sempre meno, perché è inutile farlo da questo momento in poi, compreso le responsabilità di altri, hanno determinato questa tristezza che soltanto Raffaella si è portata dentro fino ad oggi e che ci auguriamo da questo momento in poi possa sfumare. La cosa importante è che queste gemelle siano rimaste insieme, guardate, questo è fondamentale, siano vissute bene in una bella famiglia che le ha accolte, le ha accudite e le ha portate avanti. Tutto quello che verrà scritto domani appartiene soltanto a loro. È chiaro che il momento di felicità che noi ci auguriamo venga in fretta, quel momento di felicità poi un pezzettino deve essere dato anche a noi, perché vi aspettiamo tutti qua. Per adesso noi possiamo soltanto complimentarci ed essere felici della stessa felicità di Raffaella. Raffaella, so che sei raffreddata e la bronchite, ma penso che la tua voce tutti quanti la vogliano sentire adesso. Certo. Allora sei contenta? Sì, sono felicissima. Anche perché stanno bene, stanno tutti e due insieme. Ringrazio quei genitori che li hanno allevato fino adesso con un futuro. Certo, ma soprattutto perché sono state insieme, certo, e non sono state separate. Sì, infatti. Quindi noi ci auguriamo tutti che questo incontro avvenga presto. Certo, le ragazze devono anche loro avere il tempo di assorbire una verità di cui non conoscevano nulla e anche di abituarsi alle nuove verità, che sicuramente sarà una verità che potrà fare soltanto il loro piacere. Noi siamo qua che aspettiamo, Raffaella? Certo. Allora, c'è l'avvocato Alessandro Barbieri con noi, che ringraziamo per essere qui, e poi abbiamo un nuovo ospite che ci auguriamo ci accompagni anche per le prossime trasmissioni, e che è un esperto del settore, vogliamo dire del settore giallo, diciamo del settore giallo. È il direttore responsabile e presidente di Scena Criminis, Gianfrancesco Coppo. Grazie di essere qui, a lei, di avere accettato di stare con noi. E poi siamo naturalmente oggi elegantissimo, poi ci dirà cosa va a fare subito dopo con Lello Mursa, che ha una giacca di taffetta nera, poi ci dirà dove l'ha comprata, che la vogliamo anche noi tutti uguali. Allora, Le nostre storie, finché non saranno risolte, rimarranno sempre sullo sfondo della nostra trasmissione, perché richiedono tutta la nostra attenzione. Vi ricordo che proprio il fondamento di tutto questo, diciamo la storia da cui nascono tutte le altre storie che noi abbiamo desiderato raccontarvi e che vi racconteremo, e che vorremmo approfondire, ma la storia di tutte le storie rimane sempre questo delitto terribile e irrisolto di Cinzia Marino, che è la ragazza che fu, il cui cadavere fu trovato nel gennaio del 2016 in una vasca del vecchio zuccherificio di Capua. È una storia tristissima, io non credo di essere noiosa e pedante se ogni volta in ogni trasmissione continuo a ripetervi di questa tristezza, di questa nebbia che avvolge il presente e il futuro di una piccola famiglia costituita da due sorelle e da una mamma anziana che peraltro non sta bene. Non si muove una foglia su questo caso, si continua a non sapere niente. L'avvocato Alessandro Barbieri continua a trovare
mura che all'improvviso si alzano, porte chiuse, sguardi interrogativi e soprattutto si sente, secondo me, nell'aria qualcuno che dice: ma questo sta ancora qua. Hai l'impressione, Alessandro, che ci sia qualcuno che dice: ma questo che vuole sta ancora qua? È così o no? Beh, a volte insomma gli sguardi sono come carichi di significato, insomma noi cerchiamo di sfondare questo muro, speriamo di sfondarlo quanto prima, tanto che ormai sono trascorsi, diciamo, il nostro codice ha tutta una serie di regolamentazioni anche dei tempi, il procedimento ufficialmente nei confronti di ignoti, i tempi sono ormai decorsi, insomma, quindi ci aspettiamo una conclusione o delle indagini in un senso, come dire, favorevole, nel senso di un'identificazione di qualcuno che possa essere indagato, oppure una richiesta di archiviazione, ma insomma, speriamo insomma, che prima o poi, ad onore del vero, dovremmo essere già al prima che al poi, insomma, che si concluda questa fase di indagini. Io voglio fare brevemente, come si dice sempre in questi casi, perché si fosse messo in ascolto solo adesso e si fosse dimenticato o non fosse al corrente di quello che è successo, voglio semplicemente ricordarvi l'ultima puntata, la puntata precedente a questa. In quella puntata noi abbiamo mostrato un'immagine ancora più nitida della famosa vasca al cui interno fu trovato nel, appunto, gennaio 2016 il corpo della povera Cinzia. Questa immagine, che potete vedere nitidissima, è stata scattata il 19 agosto, quindi quasi esattamente un mese dopo la scomparsa della giovane Cinzia, che vi ricordiamo è scomparsa il 22 luglio, e la scuola di pensiero più acclarata riportava che molto probabilmente la ragazza era stata uccisa proprio nella stessa giornata in cui era scomparsa. La fotografia dimostra, è gettata nella vasca, la fotografia dimostra che un mese dopo nella vasca non c'era assolutamente niente, c'erano soltanto delle tavole che poi, secondo le poche notizie che siamo riusciti ad avere, che sono ufficiali, queste tavole erano collocate sul corpo della ragazza, c'era anche dell'acqua all'interno della vasca e avevano la funzione di tenere, secondo me, il corpo sul fondo. Come potete vedere, un mese dopo la scomparsa nella vasca non c'era niente. Sono tanti altri gli interrogativi e sono sempre gli stessi e sono gli unici interrogativi che riusciamo a formulare su una base desertica, perché non c'è dato di sapere niente. Guardate, e più noi navighiamo nel buio, più il nostro avvocato continua a navigare a vista, a bussare, a fare ipotesi e a ricevere il niente come risposta. Sarà strano, ma quando succedono queste cose, chissà perché, noi diventiamo sospettosi, noi cominciamo a pensare, sbrighiamo la fantasia, cominciamo a pensare: ma perché, ma che sarà, ma chi è, ma c'è qualcuno che tiene ferme le indagini, c'è qualcuno che non vuol far emergere certe cose. La mancanza di chiarezza ci autorizza a pensare tutto, è vero Gianfranco? È sì. Vero che è la mancanza di chiarezza che ci legittima a sospettare? È così o no? No, quello è il punto. Tutto questo mistero, senza voler fare i complottisti, ci dà modo di pensare che c'è qualcosa che non vada, qualcosa che si vuole tenere in silenzio, qualcosa che non si voglia far trapelare. E io aggiungo, e se questo silenzio rimane e diventa sempre più spesso ed è sempre più difficile cercare di penetrare questa nebbia, allora io devo anche presumere, sempre nella ridda delle ipotesi che faccio, devo anche presumere che questo qualcuno o queste persone o queste ombre che riescono a gettare il tutto nella nebbia siano particolarmente potenti, perché poi 2 più 2 fa sempre 4 a casa mia, non so a casa vostra, però se si riesce a chiudere tutte le porte, se si riesce a non far traballare nulla, se l'avvocato Barbieri ancora non riesce ad entrare in possesso di
un esame anatomopatologico, che dovrebbe essere la cosa, è vero, avvocato, più facile da recuperare, da recepire, ma altrimenti, scusatevi, ma un avvocato, ma come fa a rappresentare gli interessi di una famiglia? Ma come fa a svolgere il proprio lavoro? Ma la collaborazione dov'è? Qualcosa si deve muovere, altrimenti noi saremmo costretti ad essere veramente sospettosi e a cercare di navigare dove si può navigare. E allora cominciamo a navigare come gamberi, indietro. Cominciamo a vedere il 22 luglio, prima del 22 luglio questa ragazza che cosa ha fatto? Se nessuno ci aiuta vuol dire che ci aiuteremo da soli. C'è stata una campagna elettorale, questa ragazza ha partecipato a una campagna elettorale. Io dico ancora una volta, ma ci fosse stato uno di quelli che hanno fatto la campagna elettorale che abbia alzato il telefono e abbia detto sentite questa ragazza è morta, io l'ho vista solo, l'ho intravista, guardate mi dispiace. Tutto questo continua a non esserci. Continua a non essere avvenuto e guardate, è disumano come in un paese civile non ci sia stato uno che abbia alzato il telefono e abbia detto mi dispiace. Allora noi andiamo per gradi, guardiamo questa ragazza, chi ha frequentato e riusciremo a sapere chi ha frequentato, avvocato, gratta, 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 alla fine qualche cosa verrà fuori e sono sicuro che qualcuno si sveglierà da questo letargo. Noi non disperiamo, la prossima settimana avremo ospite qui con noi, la sorella di Cinzia, Tiziana, che grazie a lei, e grazie a lei, solo a lei, e alle sue ricerche siamo riusciti a mettere insieme qualche cosa che vi proponiamo, perché nessun altro si è mosso e questa è una vera vergogna, una vera vergogna. E torniamo un attimo alla tristezza del caso di Teresa Roviello. Allora, Teresa, noi ci siamo parlati un po' di tempo fa, sì. Tu ci hai raccontato la tua storia, che purtroppo devo dire della sua tristezza è simile a tante altre storie che non vengono raccontate. Tu hai avuto il coraggio di parlare di te, dei tuoi figli, di tuo marito, del disagio che vivevi e che vivi ancora di riflesso. Purtroppo tante altre donne non hanno questo coraggio. Dal momento in cui noi ci siamo incontrati, che cosa è successo? Beh, la situazione è andata degenerando. Tu sei andata via dalla tua casa, no? Io sono andata via dopo la sentenza di separazione perché il giudice così ha stabilito che la casa va ai minori e quindi è subentrato dentro casa il mio ex, in quanto sono stata d'accordo pure io ad affidare i nipoti a lui perché avevano proprio espresso di non stare con me. Da considerare che comunque fino all'agosto prima stavano, erano pienamente d'accordo con me, stavano con me, poi hanno, si sono rivoltati, soprattutto da quando ho dichiarato ufficialmente la mia storia con Antonio, che è qui a fianco a me. E quindi sono dovuta andare via, non sono potuta rientrare nemmeno a fare i bagagli, a prendere le mie cose, perché con la sentenza sia i miei figli che l'intero palazzo, perché io abitavo con la mia famiglia, hanno avuto la conferma delle loro ragioni. Quindi se prima era un territorio ostile, però non c'era, diciamo, la situazione era in bilico perché non c'era ancora nessun terzo come giudice che abbia definito, insomma, pronunciato un qualcosa su questa storia, nel momento in cui ha pronunciato la storia che la casa è stata data ai minori e quindi ha dato l'occasione al padre di rientrare nella casa familiare, mi aveva dato il termine dalla comunicazione dal 5 aprile, entro il 30 aprile dovevo andare via, quindi non mi ha dato nemmeno un mese di tempo, però in realtà ciò logisticamente non si è potuto avvenire né verificare, perché se prima era un territorio nemico, da quel momento è diventato un territorio ostile. Ci sono state anche degli aggressori
aggressioni fatte precedentemente e quindi io non, per motivo proprio di sicurezza, proprio di paura, non sono potuta rientrare. Però in quei giorni c'era una governante e quindi la governante subito dopo la sentenza che si è venuta a conoscenza mi ha telefonato e dicendo che la situazione era irrespirabile, che i ragazzi comunque non la rispettavano nemmeno a lei più, litigavano sempre, quindi la responsabilità di quattro ragazzi, è vero, una maggiorenne, una quasi maggiorenne e gli altri due minorenni, comunque era aumentata di parecchio e lei ha detto: a questo, fino adesso ho svolto il lavoro, adesso non mi posso più prendere questa responsabilità. Quindi io sono dovuta rientrare di corsa con dei cartoni, ho preso delle prime cose e in quell'occasione ho chiamato anche i carabinieri, in quanto sono stata ostacolata proprio dalla maggiorenne, mi ha anche aggredito in quell'occasione, mi ha pure aggredito mia figlia, sì, di 18 anni, e tant'è vero che la governante è intervenuta a mia difesa, insomma, perché io sono stata aggredita. E quindi non, da quel giorno non, poi sono andata via frettolosamente, ho cercato di comunicare con i ragazzi, perché poi a quel punto io no, devo comunicare con i ragazzi, non devo passare tramite nessun adulto per comunicare con i ragazzi. Da premettere che non avevo contatti telefonici, quindi ho rinviato altre mail tramite il mio avvocato, che dopo svariati mail, ma non mi ricordo se erano 3, 4, non mi ricordo la quantità, mi è stato dato un solo numero telefonico da poter contattare i miei figli, che questo numero telefonico era un numero della maggiorenne di mia figlia Natascia, che aveva cambiato perché ne aveva preso un altro. Quindi corrispondeva a quello. Ne ho fatto varie chiamate, a volte sono state risposte, a volte non sono state risposte, ma alla fine chi mi rispondeva era sempre solo Erika, la piccolina, quella di 9 anni. Nonostante io chiedessi di parlare sia con il maschietto che con le altre due femminucce, mi è sempre stato risposto non erano a casa o comunque non volevano. Alla fine mi è stato detto pure che non volevano parlare con me, e a quel punto io ho detto: che chiamo a fare su questo numero se mi rispondi sempre tu, quando poi il tuo numero io ce l'ho, perché l'unico numero che ho è di mia figlia di 9 anni. E la piccolina ha detto: ringrazia che ti rispondo almeno io. La piccola? La piccola di 9 anni, perché comunque io avendo avuto questo tipo di sentenza, che mi è stato spiegato, l'avvocato può essere più preciso di me, che la casa va data ai minori e che quindi poi dentro casa entra a chi è stata affidata al tutore dei ragazzi, che sarebbe uno dei genitori, che quindi... Avvocato, com'è questa cosa? Io non ho capito. Guardi, io sinceramente non conosco il caso. Come lei sa, sono penalista, però tendenzialmente dovrebbe essere così. La casa viene a tutela dei minorenni, viene chiaramente concessa, diciamo, l'utilizzazione della casa al genitore affidatario dei minori. La maggior parte delle volte sono le madri, in questo caso è stato il padre, ci sarà stata una ragione di scelta per cui il Presidente del Tribunale, in sede di convocazione dei coniugi, abbia deciso di optare per questa soluzione. Quindi sicuramente ci sarà una separazione, diciamo, burrascosa, e quindi ci sono state alcune indicazioni. Tenga conto che in questo caso c'è forse una dei figli che è maggiorenne, saranno state ascoltate i figli, posso pensare, ci sarà stata una relazione di qualche assistente sociale. Questo è generalmente diciamo, l'iter. Poi il motivo concreto lo sa la signora, perché chiaramente conosce bene il provvedimento. Chiedo scusa avvocato, se la interrompo. Può un giudice presidenziale non tener conto di una serie di denunce penali di maltrattamenti, stalking, e autorizzare la moglie, autorizzare il marito a dormire nel letto coniugale? Guardi, diciamo, astrattamente può fare tutto e non può fare nulla. In che senso? Cioè, nel senso che, come sa la signora, ma penso sappia anche lei, la prima fase, i genitori, in questo caso i coniugi, vengono convocati davanti al Presidente del Tribunale o un suo delegato.
e cercano di comprendere quale sia la problematica. Poi gli avvocati, sicuramente la signora ha un avvocato, il marito ne ha un altro, espongono le problematiche. E io devo pensare che nel caso di specie entrambi i genitori abbiano chiesto l'affidamento non congiunto dei figli e abbiano ipotizzato un problema nell'altro genitore. Perché poi il Presidente del Tribunale, ripeto, chi sia stato, non lo so, abbia fatto questo provvedimento e c'è scritto, ce l'ha nella motivazione, sicuramente c'è un provvedimento che dà una sua motivazione. Come ha motivato il giudice? Allora, l'ha motivato perché i figli hanno scelto di andare col padre e quindi ha motivato e ha autorizzato il padre ad accedere nell'appartamento. Tenendo presente che ci sono una serie di denunce, la prima fatta ad agosto del 2016, per minaccia a mano armata reiterata con pistola d'ordinanza e coltello. Poi c'è stato un tentativo di omicidio perché il soggetto ha tentato di investire Teresa Roviello, poi ha tentato di investire pure me, ma questo l'avete denunciato? Queste sono state tutte denunce, ha tentato di investire anche me. Il sostituto della Procura di Santa Maria ha estrapolato di iniziativa alcune frasi dette da me a due rappresentanti e a uno della Polizia di Stato, dopo che loro avevano ignorato nel verbale, nella scheda di intervento, che questo soggetto, questo personaggio, aveva tentato di investirmi con la macchina e all'arrivo della polizia era ritornato sul posto e aveva tentato di aggredirmi fisicamente. Tant'è vero che gli uomini della volante lo dovettero allontanare, mi prese anche a male parole. Tutto questo non è riportato nella scheda dell'intervento, c'è stato l'intervento di un'ambulanza perché io sono cardiopatico, sono stato portato in ospedale, il soggetto è ritornato in ospedale, ho dovuto richiamare la volante ha ritardato l'intervento, ho chiesto ausilio alla guardia giurata, cioè una scena veramente, veramente brutta, va bene? Veramente brutta. Poi è stato omesso nel mio rinvio a giudizio l'intervento di una seconda volante, è stato omesso, verbalizzata dal sostituto. Il medico di turno dell'unità di terapia intensiva che ha dovuto allontanare i due poliziotti dalla stanza perché il mio stato clinico era pericoloso, era rischioso in quel momento. Cioè, con molta allegria e leggerezza, questo sostituto, non so, forse ha preso una botta di sole. Io chiederò all'avvocato De Angelis dello studio dell'avvocato Stellato che mi difende di provvedere a inviare gli atti al CSM perché alcuni magistrati non si possono consentire di amministrare la giustizia ad uso e consumo proprio e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se vogliono notorietà devono usare altri sistemi. Io sono un servitore dello Stato, ho portato la divisa per 39 anni e 7 mesi. Ho fatto un giuramento di fedeltà, non mi sento più di essere un servitore dello Stato. Antonio, sono sicura che tu non pensi quello che stai dicendo. Allora, sul mio balcone c'è il tricolore, che è un'altra cosa. Io non sono stato ascoltato in procura dal sostituto, sono stato rinviato a giudizio. I termini a difesa non ci sono stati. Scusa, tu perché sei stato rinviato a giudizio? Perché ho oltraggiato l'equipaggio della volante che aveva omesso nella scheda le ingiurie e il tentativo di aggressione fatto da questo personaggio, l'ex marito, che... Ma tu come facevi a trovare che avevano omesso? Potevi provarlo? In pronto soccorso, quando è arrivato l'equipaggio della volante, io ho detto, guardate, c'è anche il soggetto qui, io ho paura. Dico, d'altronde avete visto anche voi che ha tentato di aggredirmi in vostra presenza e mi ha pigliato a male parole.
A questo punto uno dell'equipaggio mi fa: noi non abbiamo sentito e non visto niente. A questo punto l'ho ingiuriato. E che cosa gli hai detto? Ho detto: sei un uomo di merda. Ah, ecco, va bene. No, forse, vabbè. Pensavo... Ed era il minimo. Era il minimo. Ti hanno denunciato e ti hanno rinviato al giudizio? Sì, sì, no, no, allora, non mi hanno denunciato loro. Di iniziativa, il sostituto PM ha estrapolato dalla mia denuncia dettagliata fatta ai carabinieri questa frase. Per cui ha avviato un'inchiesta ascoltando due testi, uno a favore dei poliziotti e uno che non ha sentito niente, e mi ha rinviato al giudizio. Ma io non sono stato ascoltato. Questo sostituto non so come amministra la giustizia. Non è che ha detto... Non è che tu vuoi piena da denuncia, ma... No, allora, io vorrei andare in un paese africano, solo che non sopporto il caldo, per andare via da questo Stato. Da questo Stato andare via. No, dobbiamo noi... Non ne faccio una questione personale. Qua, dobbiamo stare qua. Antonio. Non ne faccio una questione personale. Ci conosciamo, Francesca, da 30 anni. Non ne faccio una questione personale. Il caso di Teresa Roviello, io l'ho conosciuto a maggio scorso, in campagna elettorale. Pure tu in campagna elettorale? La campagna elettorale è una... Ho preso pochi voti. È ricorrente questa campagna elettorale, avvocato Barbieri, è ricorrente. Sullo sfondo c'è la campagna elettorale regionali? No, 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 ah, no. Le comunali, ah, a le Casa Giove, ho preso quattro voti. La campagna elettorale è ricorrente. E ho conosciuto Teresa... La prima cosa che mi ha colpito è l'essere donna di Teresa, l'essere mamma, perché l'ho sentita al telefono parlare con i figli. Poi mi ha raccontato alcuni episodi e in base alla legge 88/2013 sulla violenza sulle donne, che prevede anche chi non è, chi non fa parte del nucleo familiare, di poter dire la sua. Certo, mi sono appassionato a questo caso, ma non a Teresa Roviello. Il rapporto diciamo affettivo con Teresa è nato a settembre 2016, non quando Casaggiova diceva stanno assieme, no, perché Teresa è venuta anche a casa mia dove abitavo con mia moglie e abbiamo parlato solo del suo caso. Certo. La violenza sulle donne, la violenza sulle donne, tutti i giorni si parla, scena criminis, tutti i giorni si parla della violenza sulle donne, basta pochissimo perché si venga radiati dalla televisione, si venga additati, si venga classificati, si venga definiti, si venga demonizzati, perché basta una parola che magari ti scappa, no? Ti scappa per essere accusato di sessismo. Ora io... Non ho particolari simpatie per i pugili, per la verità sono altri gli sport che mi piacciono, però mi è capitato, questo lo dico perché è giusto che poi ognuno dica come la pensa, no? Mi è capitato di sentire domenica la vicenda del pugile, come si chiama, russo, come si chiama di cognome, di nome? Clemente. Clemente Russo. Clemente, sì. Ricordavo vagamente che che stava nel Grande Fratello, era stato cacciato, sì, fuori, e che addirittura, siccome fa parte della polizia, no, dei carabinieri, non so, cioè, era stato... Polizia penitenziaria. Polizia penitenziaria. Era stato obbligato a stare fuori dalla televisione per 10 mesi. E nel momento in cui è ricomparso, io ho cercato di approfondire le ragioni, ho detto ma fatemi vedere, ma di quale delitto. Insomma, è stata una domenica molto particolare perché secondo me io ho avuto una trasposizione di personalità, perché mi sono vista addirittura l'addio al calcio di Totti, quindi è una domenica che va nel calendario della mia vita. Comunque, ho detto ma fammi capire, ma questo che cosa ha fatto, che cosa ha detto? Scusatemi, questo è stato tenuto 10 mesi fuori dalla televisione, quando noi donne veniamo insultate sul marciapiede tutti i giorni, da tutti, e quelli che sono vigliacchi e non ce lo dicono in faccia lo pensano perché tu gli guardi in faccia e lo leggi che lo stanno pensando, e questo è stato tenuto, è stato additato, è stato costretto a chiedere perdono e scusa a milioni di italiane perché avrebbe detto sì, mi succedeva a mia moglie e andavi palato, qualcosa del genere. Mentre parlava con Bettarini. Ditemi che non è vero. Sì, sì, è così. Per questo. È così, all'epoca intervenne anche il ministro Orlando,
con un richiamo ufficiale. Ditemi che non è così. Sì, lui si lasciò andare in una discussione notturna con Mattarini. Ma questo è tutto? Sì, disse in parole povere, se trovassi la mia compagna a letto con un altro, l'ammazzerei di botte, l'ammazzerei, una cosa del genere. Voi mi dovete, io voglio soltanto, dico, perché poi la coerenza è una gran bella cosa che va al di là delle chiacchiere. Scusatemi, ma io voglio che noi facciamo una ricerca su 100 uomini. Quanti su 100 uomini non hanno pensato la stessa cosa? Lui l'ha detto. Ma chi è? Ma chi è che non pensa la stessa cosa, ragazzi? Perché solo l'uomo e non pure la donna? Eh? Perché solo l'uomo e non pure la no, donna? No, io penso perché stiamo parlando di uomo, cioè, sì, ovviamente anche la donna. Ho capito, però. Ma fatemi capire, ma chi è? Allora, io non oso pensare cosa direbbe l'avvocato Barbieri, che è persona garbata, davanti a una cosa del genere, scusatemi. E voi, e l'Italia tiene un uomo 10 mesi fuori dalla televisione e poi fa finta di niente, si gira dall'altra parte, nonostante arrivi in maniera più o meno ufficiale la storia di una, di due, di 50 donne che subiscono violenze psicologiche, frustrazioni quotidiane, a volte poi uno si meraviglia, adesso dico una cosa terribile, secondo me mi cacceranno dalla televisione. Quando una donna arriva, una donna apparentemente normale, arriva ad ammazzare qualcuno, io dico una cosa grossa, ad ammazzare qualcuno, forse se noi ci fermassimo 30 secondi a riflettere sulle possibili ragioni, guardate, non c'è niente che si possa giustificare, però tutto si ha il dovere di spiegare, del perché una donna a volte è portata a fare dei gesti terribili, le frustrazioni che subisce questa donna. Ora, Antonio Paglia è stato rinviato a giudizio perché ha insultato un... Non si fa, perché non è che non si insultano le forze, non si insulta nessuno sul principio. Però si è sentito frustrato perché lui era stato protagonista di una certa cosa, e si è sentito ignorato. E in genere se io vengo ignorata mi sento anche presa per i fondelli, ed è stato rinviato a giudizio. Quello si è fatto 10 mesi fuori dalla televisione perché si è permesso di dire, se succedeva a mia moglie accendevi i palazzi. Sentite, ma noi in che paese siamo? Ma noi siamo in un paese che io non oso definire scena criminis. Sì. È un paese dove l'8 marzo si celebra. Sì, sì, ma no, io non l'ho mai festeggiata, quindi la cosa non mi riguarda. Il 9 ci sono stati 2 femminicidi. Due. Ma il giorno 9, il problema è proprio questo, che in Italia facciamo solo cose plateali. Sì. Cioè, va bene espellere dalla televisione Clemente Russo perché era microfonato, perché era in televisione, perché si è lasciato andare, anche perché se no, i bambini non sono abituati, credo, a sentire queste cose brutte in televisione. Io non credo che ci fosse dolo, nel senso che si è lasciato andare. Insomma, il problema vero, il problema grave è che poi non si prendono provvedimenti decisi e fermi nei confronti di chi ammazza le donne. Sì. O ci vuole l'omicidio, ci vuole la famosa certezza della pena, perché sì, poi buona condotta e tante altre cose escono prestissimo, il lenzuolo macchiato e spesso di Russo tornano a delinquere. Il problema vero è quello, cioè sì, vada bene l'espulsione di Russo dalla televisione, ok, però facciamo anche qualcosa di concreto nei confronti di chi mena la moglie tutti i giorni o arriva ad ucciderla. Ma nel caso di Teresa Roviello, tutte le violenze che lei ha subito dal marito, dai figli, tutto questo refertato, i figli refertato dalla famiglia, perché è stata aggredita nelle scale, tutto questo la procura di Santa Maria è completamente ferma, cioè ferma, è ferma. Teniamo perché presente, si aspetta il lenzuolo leggermente macchiato di rosso. Teniamo presente una cosa, che se vogliamo essere sinceri e schietti fino in fondo, il nostro è ancora un paese in cui all'interno di una famiglia una donna, quando decide di uscire da un sistema che la soffoca, crea un sacco di problemi. Crea problemi alla mamma, crea problemi alla suocera, crea problemi alla sorella che ha sposato un professionista noto e non può essere disturbata dalle beghe di una sorella che non è stata altrettanto fortunata, crea beghe al fratello che magari fa il carabiniere, quindi deve avere un passato, un presente, una famiglia intonsa. Una donna che decide di uscire dal sistema è una donna che sbaglia.
Quindi questa donna va riportata nei ranghi e all'interno dei binari. Ecco la mamma che arriva, le dà un paio di paccheri, ecco la sorella che dice ma tu che stai facendo, ecco il fratello che dice non ti guardo più in faccia. La storia di Teresa Roviello magari non è andata esattamente così, però ad agosto scorso il marito, l'ex marito, le ha mandato un messaggio molto chiaro su WhatsApp. Le ha detto in questa storia non ci saranno né vincitori né vinti. E in anche queste storie non ci sono mai né vincitori né vinti. No, non ci sono vincitori né vinti significa che qualcuno dei due. Ah no, vabbè, se intendeva questo noi non lo possiamo sapere. Però in queste storie tremende non ci sono mai né vincitori né vinti. E restando su questo binario, che è un binario comunque tinto di rosso, perché è un binario violento, è una scena criminis, Gianfranco. Sì, una scena del delitto. È proprio una scena criminis allargata. Noi vi ricordiamo anche un altro caso di cui noi ci stiamo interessando e rendiamo edotto anche appunto Gianfranco, che è la prima volta che è qui con noi, è la storia di Carmen Polce, la ragazza che nel 2005 fu presumibilmente, perlomeno così è stato accertato, uccisa dal convivente Michele Campanile, il quale è morto, condannato a, mi pare, 19 anni per l'omicidio e occultamento del cadavere della compagna, è morto in carcere qualche mese fa. Su questa storia che apparentemente ha raccontato tutto, e restano comunque dei punti interrogativi. Punti interrogativi che consistono in un racconto fatto in un secondo momento. Noi abbiamo intervistato lo zio di Carme, a parte che il cadavere non è stato mai trovato. Da qualche parte sarà questo cadavere, sarà stato distrutto. Però è possibile, avvocato Barbieri, che non si lasciano tracce? Possibile? In Italia tutto è possibile, però volevo tornare un attimo indietro a fare due precisazioni. Sì. A me non piace assolutamente, io sono un amante, diciamo, anche delle statistiche e dei numeri. Questo concetto del femminicidio non piace per nulla, lo dico con grande serenità. In realtà si confondono casi che vengono portati alla luce dai giornalisti che fanno giustamente il loro lavoro con quella che è la fredda statistica. Noi lavoriamo, secondo me, il legislatore, chi si cura delle istituzioni, deve lavorare in senso oggettivo. Allora dovremmo iniziare a dire che è opportuno, diciamo, pubblicizzarlo, che i cosiddetti femminicidi, cioè gli omicidi che hanno come oggetto o soggetto una donna, sono drasticamente ridotti. Dobbiamo dire che esistono piuttosto delle forme di violenza familiare che non sono necessariamente ispirati solo dagli esseri, diciamo, di sesso maschile, ma sono delle dinamiche molto molto particolari. Allora, se abbandoniamo un attimo l'omicidio in sé per sé, lo dico al giovane Coppo, in realtà il nostro codice dà delle pene terribili per l'omicidio, anche l'ergastolo, non è questa, dobbiamo anche iniziare a disciplinare un po', c'è Lello Murtas che può confermare queste cose, questi racconti, diciamo, in cui si dice sì ma non fanno la galera, non è così, ce ne abbiamo tantissimi clienti che hanno avuto l'ergastolo e che sono in galera da oltre 25-30 anni. Ma anche tanti che non hanno pagato. Però, voglio dire, però se arriviamo, allora decidiamo, se noi facciamo parte di uno Stato dove il condannato non deve essere rieducato, cambiamo la Costituzione, cancelliamo e ci stiamo avviando verso il sistema americano. Gli ultimi dati statistici sul crimine, cosiddetto sul crimine, dicono che in Italia i reati sono diminuiti, ma è aumentato il corpo dei detenuti. Cioè, questo significa che praticamente c'è una reazione migliore da parte dello Stato nei confronti di molti di questi delitti che vengono commessi. È notorio che circa il 90% non avrà mai un soggetto, diciamo, che pagherà per un delitto perché non viene identificato. Ma abbiamo uno Stato che reagisce, aumenta la popolazione carceraria, ma ad oggi non abbiamo un sistema di prevenzione e possiamo dire soltanto abbiamo un sistema di repressione. Lo dico perché molte di queste violenze che si verificano in famiglia sono tranquillamente gestibili attraverso i servizi sociali o un corpo intermedio, ma non necessariamente deve intervenire la fase repressiva. Lo dico perché se avessimo delle istituzioni che funzionassero in maniera decisa, a partire dalla scuola, tutto questo non si verificherebbe.
Detto questo, poi i casi concreti sono affrontati da coloro che fanno i magistrati, che sono esseri umani, possono sbagliare, ma l'istituzione necessariamente deve dare una risposta, altrimenti arriviamo, diciamo, a quello che può capitare nello Stato africano che invocava il nostro amico qui presente, dove molto probabilmente con i soldi si risolve tutto, ma giustizia non c'è. Sì, però voglio aggiungere una cosa, mi scusi avvocato, che i servizi sociali del comune di Casaggiove sono intervenuti, soprattutto l'ultima assistente sociale è intervenuta in maniera drastica. La Teresa Roviello ha dovuto chiedere gli incontri protetti, cioè voglio dire, questi sono fatti, i referti medici della signora Roviello sono fatti, l'inseguimento che ha fatto il soggetto a noi a Casaggiove è finito con l'intervento di una macchina della Polizia di Stato che fortunatamente ci siamo trovati sulla strada. Questi sono fatti. Non dobbiamo necessariamente aspettare che qualcuno si faccia male. Io non sto parlando del caso specifico. No, esistono, io ho capito. Anche di mediazione, no? Diciamo che sono attivati presso i tribunali per i minorenni, qua ci sono dei minorenni, ci sarà sicuramente un sistema di mediazione, cosiddetta mediazione familiare, che viene attivata. Perché altrimenti, ecco, va a finire che poi devono intervenire polizia, carabinieri, magistratura, e guardi che i soggetti danneggiati più delle volte, e c'è la signora Migliaccio qui vicino a me, sono i minori, sono i figli. Certamente. E ai quali, certamente. Se, io non conosco il caso, da quello che ho compreso, ai quali è stato chiesto addirittura di fare una scelta, e sono scelte dolorosissime, certo, che comunque questi ragazzi si porteranno, certo, nell'uno nel caso. No, non è stato chiesto di fare una scelta. In realtà lei me l'ha detto prima. No, sono stati ascoltati. Sono i ragazzi che sono stati accontentati rispetto alla richiesta. No, ma lei dice accontentati, invece è stata chiesta una cosa delicatissima, cioè è stato chiesto ai ragazzi di fare una scelta fra due genitori. È stato chiesto a un percorso. Io ho aderito ad accontentare i ragazzi. Però dico una cosa, che già i ragazzi sono contesi tra i genitori, e che io personalmente, ma io non parlo del caso suo, no, perché sì, non lo conosco, pensi oggettivamente, ma immagini quando poi interviene un'intera famiglia, certo, i nonni, gli zii, chiedere a dei minori di fare una scelta, una Babilonia, comunque chiedere ai minori di fare una scelta è un momento di rompente della vita dei minori, certo. Ma ci sta che sua figlia ha 18 anni, diciamo, nel senso che una è maggiorenne. Ma si stiamo sempre parlando affacciata. Di figli. Quindi chiedere a un figlio chi vuoi bene più, a papà o a mamma, no, significa in buona sostanza. È riduttivo, mi scusi, avvocato. Chiedo scusa, io non voglio entrare nel caso specifico. Allora, io sto esemplificando. Io posso parlare solamente di questo. L'avvocato caso. Sta parlando in genere, significa tu stai personalizzando. Io sto personalizzando questo caso. Quindi chi doveva fare la mediazione, cioè i servizi sociali, mo lasciamo stare se il comune di Milano, di Casaggiove o di Canicattì. Ma hanno chiesto. Non l'ha fatto o non c'è i servizi riuscito. Sociali hanno chiesto per due dei minori l'apporto di una psicologa, cioè fare delle sedute. Quindi in questo contesto, in questa storia, c'è qualcosa che non funziona. Certo che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, che è reale. Cioè se l'assistente sociale del comune di Casaggiove vuole avviare due dei tre minori a un percorso con una psicologa, se l'assistente sociale ha parlato con l'insegnante degli ultimi due minori e ha trovato delle cose che non funzionano, allora la società, no, mi scusi, lo Stato, che cosa aspetta? E questo stiamo dicendo insieme, no? Mi c'è bisogno di una struttura che non sia necessariamente una procura della Repubblica. Una struttura intermedia, giusto? È la mediazione familiare, ma ci però sono io le faccio presente una cosa, mo le parlo del mio caso. Io a qualsiasi persona mi sono rivolta, a qualsiasi ente, a qualsiasi ufficio sono andata, alla fine mi sono dovuta confrontare con l'essere umano. Perché tra il titolo e la divisa che c'aveva era un optional. Alla fine io mi sono sempre trovata di fronte alla mentalità che c'è qui, quindi di fronte alla persona umana, che ci deve essere assolutamente, però in quel momento quella persona ha una funzione, ha un ruolo e che comunque non prevale né l'uno né l'altro, ma l'umanità è alla base. No, se ho capito bene, la signora vuol dire, se ho capito bene, che nonostante il ruolo indicasse di avere un certo atteggiamento, questo ruolo passava in secondo piano, certo, perché la persona, il suo modo di essere, Francesca, e di pensare prevaliva. Esatto. Sì, io ho capito perfettamente, dico, diciamo, noi abbiamo degli strumenti. E là non ci possiamo fare niente. No, ma ci sono degli strumenti, gli avvocati sanno bene che esiste la mediazione, quindi possono chiedere di attivare un sistema di mediazione, lo possono
tranquillamente chiedere. Io penso che sia stato attivato in qualche maniera, perché immagino che il tribunale sia pur disciplinando una segnalazione burrascosa. Guardi, l'unica cosa che posso dire nel mio caso è che sono stati attivati tutti i sistemi, ma è solo quello per danneggiarmi e screditarmi. Poi per il resto non è stato fatto nulla. Ripeto, io ho fatto tanti giri. Sono intervenuti pure i preti, i parenti preti nella storia sua. Guardi, ho bussato a tante porte veramente, quando parlavo con qualcuno mi hanno indirizzato, ho fatto tanti di quei giri, ho impiegato tanti di quel tempo. Il suo avvocato. Alla fine. Sicuramente, se ipotizza la mediazione, sicuramente la dovete fare proprio, è prevista dall'attuale regolamentazione dei rapporti di famiglia, la mediazione familiare. Quindi venite affidati sicuramente a un consulente del tribunale che decide, anche tante altre cose le deciderà. Potrà decidere in senso favorevole lei, in senso sfavorevole. A quel punto bisogna, nel rispetto delle istituzioni, accettare quella che è la mediazione. Però la mediazione la fa generalmente uno psicologo, uno psicoterapeuta, dato che ci sono dei minori, sicuramente interviene e disciplina un po' quelli che sono i rapporti conflittuali, cercando di riportarli a quelle che è una normalità, perché questo è il problema, si fa tutto nell'interesse sempre dei minori. Certo, assolutamente. Certo. A danno dei maggiori. Sì, io... Dai Gianfranco. Dottoressa Nardi, come sa, io sono un giornalista, o almeno ci provo, perché a me piace dire che provo a fare il giornalista. Ci proviamo tutti, Gianfranco. Oltre a dirigere Scena Criminis, che è un giornale sulle scienze forensi, curo la comunicazione anche di Spazio Donna Onlus, che lei conosce, certo, bene. Come no. Che è un'associazione che dall'89 si occupa di combattere questo fenomeno, che è la violenza di genere. Posso fare un inciso? Sì. Che Gianfrancesco Coppo è il figlio, lo devo dire, lo sì, sotto madre non devi, mi perdonerà devi. Mai. È il figlio di una persona che a Caserta ha fatto tanto per le donne, ha fatto veramente tanto per le donne, e si chiama Tiziana Carnevale ed è la fondatrice di Spazio Donne. Visto adesso sì. Tua madre mi toglierà il saluto, però... No, dovevi, perché mia mamma spesso ha sacrificato e sacrifica tuttora la famiglia, perché è la sua passione, lei vive per l'associazione. Come ti ho raccontato più volte, spesso la chiamano di notte perché lei dà la reperibilità, come se fosse un medico, e la chiamano praticamente quasi ogni notte. E allora cosa farebbe per questa vicenda? Bisognerebbe chiederlo a lei, invitala, perché sicuramente lei potrebbe dirti di più. No, volevo dire all'avvocato che sono d'accordo sul discorso della diminuzione dei reati, però secondo i dati che arrivano all'associazione dal Ministero, non è vero che i casi di femminicidio sono in diminuzione, perché... muore una donna ogni 3 giorni. Forse non sono in crescita perché prima se ne parlava meno. Quanti perché uomini muoiono ogni 3 giorni? Questo non lo so, bisognerebbe approfondire. Guardate, parecchi di più. Posso? No, ma io non faccio un discorso a beneficio delle donne e a danno degli uomini. Al contrario al femminile. Il mio non è un discorso di contro gli uomini, sono un uomo. No, voglio dire. Okay, però anche il femminicidio sì. Per carità, è un termine che non mi piace, perché poi innanzitutto è un brutto termine, però a volte l'accanimento stesso a volere dare certe definizioni e sì. A voler vedere certe violenze alla fine poi sminuisce. Bisognerebbe fare una distinzione tra questi casi di omicidio all'interno di dinamiche di violenza familiare, che sono già gravate dal codice, sono stragravate dal codice. Cioè è gastolo, senza proprio tema di smentite. Allora, tutta una serie di maltrattamenti che addirittura sfociano nell'omicidio, se lo vogliamo chiamare femminicidio, è una cosa tutto scorretta, perché, come dicevi tu, ci sono donne che fanno attività delinquenziali, muoiono anche purtroppo ammazzate per altre vicende, per casi di violenza in famiglia. Purtroppo queste sono quelle che vengono attenzionate in televisione, sulla pubblica opinione. La violenza è sempre violenza, è un valore negativo assoluto. Però e non c'è differenza tra violenza e violenza, perché è violenza. Qua c'è una vittima. Perché Raffaella Migliaccio non è stata vittima di una violenza che non aveva nulla, a parte la violenza sessuale, dopo non è stata vittima di una violenza anche peggiore, scusate. La violenza morale che ha subito una ragazza di 14 anni, privata delle 2 figlie, scusatemi, ma è una violenza inferiore alla violenza sessuale? Assolutamente no. Anche questa è punita. No, vorrei che fosse chiaro. È una violenza spietata. È una violenza spietata. Anche io mi sento in questa condizione attualmente, visto che comunque i miei figli
se li sono raggirate tutti, comprese tutti, intendo la mia famiglia, perché la famiglia si sono appropriati indebitamente, si sono appropriati indebitamente di figli, per esempio, no, l'assegnazione della casa rispetto al soggetto che c'ha quattro appartamenti, di cui uno di 160 metri quadri. Cioè, io non riesco a capire come viene gestita la legge in Italia, quali sono gli articoli. Allora, io se parlo dell'Africa, ne parlo a giusta ragione, fa solo un po' caldo in Africa. Il punto è, voglio solo definire questo. La casa coniugale va con i ragazzi, esatto, va con i però minori. Il 90, se i minori fanno una scelta... Però, avvocato, mi perdoni, il 99% la casa coniugale va ai ragazzi e alla mamma, che è di regola il soggetto più debole. In questo caso, quindi io non mi ritengo faccio parte di un test della giurisprudenza, ma piuttosto io faccio parte di un'eccezione, in quanto io ho una sola casa, che la mia colpa è stata quella di creare il nucleo familiare nella mia casa, mentre il mio ex aveva altre proprietà. Quindi al dunque, alla separazione, io sono il coniuge debole perché non lavoro, ho un'unica casa. Ripeto, la colpa è stata quella di creare famiglie in questa casa e alla fine a destra sto in mezzo a una strada. Cioè, perché è stata tolta la sua casa. Perché ma non ho così, possibilità. Non è che l'hanno tolta. No, ma allora chiedo scusa, materialmente è così. Ma la legge adesso dice. Ho capito, è bello però, dire la legge, la è legge. È facile applicare la legge da testo. I problemi la legge può anche sbagliare. Ma l'umanità dove sta? No, aspetta. La legge, il test dice quello, la legge si deve occupare di casi in senso oggettivo. Quando si fa una legge si pensa alla generalità dei casi. Quindi okay, il caso, diciamo, come ha detto lei, il 99% delle volte la casa coniugale, cosiddetta casa coniugale, viene affidata al genitore che cui vengono affidate anche i minori. È notorio questo, diciamo, lo sappiamo tutti. Nel caso suo, lei ci ha detto che i suoi figli purtroppo hanno fatto una scelta diversa, non è che hanno affidato, diciamo, la casa al genitore più forte, hanno affidato al genitore che affida, che in questo momento gestisce, quindi, diciamo così, i ragazzi. Ok, però tecnicamente io sto in mezzo a una strada. Avvocato, chiedo scusa, ma allora scelta, il penale, diciamo che sì, poi potrà no, fare il penale, dove lo mettiamo? Il penale, dove lo mettiamo? Il penale non penso esiste. Che in questo, certo che esiste, ma io ho detto, e non voglio parlare del caso. Allora, se una sentenza interviene a favore e a legittimare che in quella camera da letto ci debba essere il genitore e la mamma, va a legittimare dove ci stanno, dove ci sono numerose denunce, va bene? Precise. Quindi la giustizia italiana ha legittimato a stare nel letto il signore con la signora Teresa Robbie, che sto soggetto si gira e ci mette due reti in canna e la foga. Io sinceramente non ho mai visto una sentenza, ripeto, io sono un penalista, non sono giurista, non ho mai visto una sentenza che obbliga due a stare nello stesso letto, sinceramente. Però se lei mi dice... Ah, quindi dovrebbero stare nella stessa casa ma separati. Ma non lo so, se lei sta dicendo che l'obbliga a stare nello stesso letto... Stiamo dando un senso figurato a quello... No, scusatemi, l'hai detto tu. Lo obbliga a stare nello stesso letto, perché tu dici se stanno nella stessa casa è come se stessero nello stesso letto, c'è lo stesso rischio, però voglio dire, allora le sentenze, i provvedimenti provvisori generalmente fin quando non si decide fanno convivere i due diciamo genitori, nel caso i due, marito e moglie, all'interno dello stesso fabbricato, stesso appartamento, se ci sono le condizioni. Ma se la signora dice che ha fatto denuncia, cioè io però non conosco il caso, quindi astrattamente non è possibile, anzi si dispone l'allontanamento. Tra le altre cose, mi fa piacere che c'è, non avevo capito di chi era figlio, quindi mi fa piacere che c'è lui. È notorio che, insomma, tra le altre cose anche ci sono associazioni che ospitano donne in difficoltà, hanno appartamenti, se fosse stato il caso di violenze intervengono spesso con delle case famiglia, se ricordo bene loro addirittura Spazio Donna aveva anche una struttura similare, sì. Intervengono addirittura, certo, ospitano anche madri con figli in momento, certo, di emergenza, no. Quindi se la signora ha fatto alcune denunce, io ripeto non conosco il caso, ci sarà l'autorità giudiziaria che sarà intervenuto o interverrà. Quindi, allora, noi siamo andati oltre, allora però vi abbiamo presentato l'intelligente figlio di cotanta madre, siamo contenti. È un onore. E naturalmente sarà qua la prossima volta, noi continueremo. Purtroppo non volevo sottoporvi l'intervista al sindaco di Cancello Arnone con riferimento
al caso di Carmen Polce, perché l'attuale sindaco di Cancello Arnone all'epoca dei fatti era comandante dei vigili urbani, ma ve lo proporrò la prossima volta, mi auguro, con qualche novità appunto sul caso. Ci dobbiamo salutare qua, mi fanno cenni disperati, vi lascio alla passeggiata di Lello Murta, se vi auguro buon proseguimento di serata e vi ricordo che la settimana prossima saremo ancora qua a continuare a parlare del caso di Teresa Roviello e saremo qua con l'avvocato Barbieri, con Gianfrancesco Coppo e con la sorella di Cinzia Marino e con tante altre cose. Vi lasciamo alla fine dell'intervista con Teresa Roviello, dopo aver assistito muti alla passeggiata di Lello Murtos. È passato. Allora, ho avuto difficoltà a stare qua nello studio fino alla fine, lo dico con molta chiarezza e sincerità. E perché non te ne sei andato? No, è perché bisogna essere presenti, chi non se ne va è perché ha un interesse, io come cittadino ce l'ho. Cioè io qua sto nella veste di opinionista, nella veste di avvocato penalista e nella veste di cittadino. Allora mi dolgo nell'ascoltare di tutte quelle che sono le vicissitudini che sono capitate per la quota parte in questa vicenda. Però non è perché sono avvocato penalista. Cioè quando parla l'avvocato Barbieri non ha interesse. Lui ha parlato sì che semplice, così come parlerebbe qualsiasi avvocato penalista. Perché noi per abitudine, almeno io e lui, abbiamo detto sì, facciamo gli avvocati penalisti. Che poi è invalso l'uso di trovare le targhette mega galattiche e ci sta scritto tutto, vabbè, è un problema purtroppo. Questo è un fatto. Un altro fatto è il problema della civiltà, dell'educazione, perché poi a me mi sono ricordato di un processo che mi capitò, che non sapevo se era una farsa del Pirandello o se era realmente il processo. Cioè io rappresentavo e difendevo una persona che aveva subito stalking e molestie dalla sua dirigente, in modo esagerato. Pertanto mi riferì, mi rapportò la cosa. Disse, c'è anche un film con Demi Moore, mi pare. Sì, che... un medico. Sì. Ah? Mica era un medico questo dirigente. No, era una struttura. No, era struttura. No, poi era in quel di Roma. Comunque portiamo il fatto là. Sapete che è successo? Il cliente mio è stato il riso, iniziando dal presidente della sezione, dal pubblico ministero, dall'avvocato controllato. Perché il luogo comune, ma come quella, una è bella donna, ti fa le avanze e tu avevi denunciato. Questi sono gli effetti che capitano, perché noi nella logica dobbiamo anche capire, entrare in perché e in quale situazione e condizioni ci sono queste situazioni. Oggi non è come 15 anni fa il marito italiano, il fidanzato italiano, no, stanno gli extracomunitari. Se fate caso, quello che ha detto lui e quello che diceva Gianfranco sono due statistiche valide. Però una prende dei parametri e un'altra invece ne prende degli altri. Allora il concetto di base qual è? Sono entrati tutti questi senza dire rumeni, albanesi, chi sono. Però sono loro che se accendete un telegiornale già adesso vedete che avranno ammazzato qualche altra persona. Quindi il concetto qual è? È che non se l'abbia male. Lei è stata molto passionale nell'esposizione dei fatti. Però ove mai fossimo stati in una fase processuale, le garantisco che già per improprietà proprio di arrivarci la magistratura non avrebbe capito niente. A noi due dicevano all'università tu devi studiare perché se non studi l'avvocato non lo potrai fare, sarai costretto a fare il magistrato. Non me ne vogliono i magistrati che mi ascoltano, loro lo sanno. Io ho avuto libero apprezzamento per parecchi, però purtroppo parecchie volte ho dovuto dare delle indicazioni a qualche magistrato distratto. Allora il problema sì, sta nell'individuo, nella persona. Cioè lei mo in questo momento ha detto delle cose che sono realtà di fatto. Però quando esiste una democrazia, quando ci sta una repubblica, ha uno Stato che si regge sulle leggi. Quindi alla fine, siccome la dottoressa Nardi, un po' sibillina, dice ma allora è un fatto politico. Francesco, purtroppo è un fatto politico, perché se la politica non pone rimedio, anche in modo legislativo, le procedure sono quelle e quello si vanno applicate, i ruoli sono quelli. E l'avvocato ha voglia che va là, se non vogliono far andare avanti un caso, l'avvocato può essere anche un avvocato di 2 metri, lo fanno diventare come me, uno di 1,50 m. Il discorso è questo, quando ci sono queste cose che si chiudono. Il signor Antonio, che è un ex carabiniere, poliziotto. È un nucleo operativo della polizia provinciale. Perfetto. È stato relegato perché? Perché chi doveva operare
era una persona che doveva indicare che suo marito è un finanziere. Allora, come voglio aggiungere che no, è che se no sì. Francesco ci picchia. No, volevo solo dire che la Guardia di Finanza ha fatto molta pressione su questa storia. Devo chiudere perché io faccio solo degli inserimenti, altrimenti avrei parlato da prima. Allora il concetto sta in questo ordine di idee. Cioè, come qui, per esempio, ognuno di noi aveva un ruolo e una funzione, però non ve la prendete. Cioè, non avete rispettato l'avvocato Barbieri, perché sembrava una controparte. Lui invece cercava di darvi le spiegazioni per come purtroppo è la legge. Quando lei aveva le funzioni e mansioni del suo ruolo, sapeva benissimo che doveva operare per forza in una certa maniera. Però, come dice la signora, se trova, ma si può dire, tanto non individua nessuno, l'imbecille. Purtroppo quello è imbecille, che si può fare? Tutto, per carità. Che dobbiamo fare? Ma siamo pieni, quindi chiudiamo con questo fatto. Francesco, riprenditi la parola, perché quando abbiamo detto imbecille, mo qualcuno vede che dice l'ho chiamato imbecille. Ma non è vero, perché anche le persone che ci ascoltano possono incontrare imbecilli sulla loro sala, ma gli imbecilli li incontriamo tutti, ma chissà quante volte ci siamo comportati anche noi da imbecilli. Perfetto. Però questa trasmissione continua ad essere speciale non soltanto per i casi che trattiamo, ma soprattutto per la notizia che vi abbiamo dato all'inizio e che la nostra Raffaella ha ritrovato le sue figlie. E questa è la cosa più importante e noi per la verità siamo felici di poter dire, come ci diceva una volta un vecchio programma televisivo, c'ero anch'io, e a noi fa piacere dire c'eravamo anche noi. Grazie e buon proseguimento di serata. Abbiamo cominciato a raccontarvi una storia e pensavamo di continuare a raccontarvi questa storia con una voce modulata differentemente, con una signora che parlava di spalle, invece non è così. E dovete consentirci di essere meravigliati perché il coraggio non è una cosa che si incontra ad ogni angolo di strada, però oggi siamo qua con una donna che sta dimostrando tutto il suo coraggio perché si mostra apertamente alle telecamere, pronta per raccontare la sua storia, e non è una storia di serenità, ma è una delle tante storie tristi che purtroppo rimangono spesso, troppo spesso, chiuse dietro le porte di casa. Noi siamo con Teresa. Teresa? Roviello. Teresa Roviello. Di Casa Giove. Roviello è un cognome di Casa Giove. E allora la sua storia comincia quanti anni fa? Beh, da quando me ne sono resa conto io, e parliamo veramente di tanti anni fa, ma senza esagerazione da una decina d'anni, senza esagerazione. Allora, lei che è giovanissima, si è sposata più che giovanissima. Che età si è sposata? 23 anni mi sono sposata, sempre a Casa Giove, sono rimasta sempre lì. Mio marito ha sempre lavorato a Roma, ha sempre fatto il pendolare. E la prima figlia è arrivata nel 98, nel 94 mi sono sposata, nel 98 la prima figlia, nel 99 a fine anno la seconda, poi c'è stato il maschietto nel 2004 e alla fine nel 2007 la femminuccia. E già quando è arrivata la femminuccia le cose non andavano bene, però in quell'occasione ho scelto di portare avanti una gravidanza e quindi ho scelto di portare avanti una famiglia nonostante le difficoltà, che però da quel punto in poi sono andata a degenerare sempre di più. Il suo matrimonio è stato un matrimonio d'amore? Sì, un matrimonio d'amore, un matrimonio che attualmente hanno definito con un marito particolare, però io essendo d'amore non ho visto i difetti assolutamente. Lei aveva 23 anni, suo marito quanti anni aveva? 27, 20, 26, abbiamo 3 anni di differenza. Da quanto tempo lo conosceva?
Lo conosceva da 7-8 anni. Diciamo che ci siamo sposati frettolosamente perché poi lui ha vinto un concorso in finanza e quindi dopo il corso con destinazione Roma, ed era la parte più vicina, se vogliamo, a dove abitavamo e dove abitava fino a pochi giorni fa. E quindi ci siamo sposati, però in pieno amore, nessuna forzatura. Eravate proprio piccolini quando vi siete conosciuti, è così, proprio piccoli, perché se lei ha 23 anni, lo conosceva da 6-7 anni, l'ha incontrato proprio ragazzina. È stato un fidanzamento sereno, era un ragazzo normale, un ragazzo vivace, un ragazzo scherzoso, oppure aveva un carattere particolare già da allora? No, avevo un carattere particolare già da allora, però forse perché si era giovane, si era innamorato, non si vedevano tante cose. Lui era giovane, quindi riusciva benissimo a mascherare, a controllare poi se stesso, perché poi dopo alla fine con il carico di una famiglia, con il lavoro che da Roma non si è mai spostato, né si è avvicinato, quindi facendo sempre da anni pendolare, alla fine è stato stesso lui a non riuscire a gestire più il suo brutto carattere. Il suo brutto carattere, dice lei, e in questi anni di fidanzamento, voi giovanissimi, lui non ha mai dato prova di prepotenza o di violenza? No, devo dire di no, oppure meno, se le persone che mi circondavano l'hanno visto, non me l'hanno detto e io comunque non ho visto nulla, perché ero innamorato di quest'uomo. Quando è finito l'amore? L'amore è finito man mano, ma veramente con la gravidanza inaspettata dell'ultima. Lì mi sono trovati davanti ad una scelta che non sono riuscita a rinunciare a mia figlia e quindi ho preferito andare avanti per il bene dei miei figli. L'amore è andato scemando piano piano da quello che ho capito, ma il primo atto di prepotenza e di violenza da parte di suo marito, quando è accaduto? Allora, questo non glielo so dire, perché in realtà era una vita quotidiana, perché il suo modo era una vita quotidiana quella che c'era in casa. Quindi io restavo sempre nel mio posto e cercavo di non di proteggere i miei figli, e quindi io facevo da cuscinetto da lui e i miei figli, perché lui in realtà non aveva nemmeno un buon rapporto con i figli, non aveva un dialogo. Venivano tutti da me, ma anche lui veniva da me per lamentarsi. Quindi la cosa poi è diventata veramente un macigno per me. Parliamo di una piccola scenata di incazzatura, parliamo di delle cose piccole che poi si ingigandivano. Fino a diventare da parte sua un dialogo violento verbale. Io invece non solo insultava, ma moralmente mi ammazzava proprio. Vabbè, che io non capisco nulla, che io non mi rendevo conto di quello che faceva, perché alla fine io quello che facevo era tutto sbagliato, non c'era nulla. Andavamo a cena degli amici, dovevo prestare attenzione alle parole che dicevo e me le dovevo pure ricordare, non potevo fare una battuta leggera giusto per ridere, altrimenti poi veniva travisato. Mi trattenevo 2 minuti in più sulla porta giusto per scherzare gli ultimi saluti, e anche questo non andava bene, perché quando si doveva andare via si doveva andare via, quindi si iniziava dalla macchina casomai a salutare l'ultima saluta agli amici, quando lui poi iniziava a dire hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quell'altro, e si lamentava di tutto, di una sequenza di tutto quello che poi era successo nella serata, che io l'avevo passato con una
scioltezza e tranquillità, gestendo anche i ragazzi, perché poi quando si fa una serata tra amici capitano che i figli di entrambi possono avere un battibecco, lì intervengono sempre le donne, mentre gli uomini continuano a stare a tavola. Quindi badando a tutto, ma nonostante ciò non era nulla. Quindi lui non era mai contento, si lamentava di tutto, aveva questo carattere, era intollerante, intollerante a tutto. Ma lui aveva amici? Io amici, no, nell'ultimo periodo, all'inizio eravamo circondate da amici, che però questi amici man mano sono scemati, sono scomparsi, e non mi facevo capace all'inizio perché stava succedendo questo, perché poi alla fine a casa mia venivano sempre un sacco di persone. A un certo punto non è venuto più nessuno, perché man mano ognuno si è sempre allontanato. Poi ripeto, lui ha sempre lavorato fuori. Quello che lui raccontava del lavoro io lo prendevo per buono, però in realtà non ho mai saputo come lui si comportasse pure a livello di lavoro, perché io non sono mai andata a Napoli, anzi un Natale l'ho preteso che andasse a Roma, mi perdono, ho detto Napoli, a Roma, giusto per vedere almeno le quattro mura dove lui lavorava, insomma l'ambiente, ma in quel caso veramente l'ho preteso, perché se fosse stato lui non ci avrebbe portato. E una volta i soldi erano corti, una volta perché non trovava posto per dormire, una volta, cioè erano tutte scuse, ma non ci ha mai portato a Roma. Secondo lei perché suo marito non l'ha mai portata a vedere il posto dove lavorava, né a lei né ai suoi figli? Guardi, io non glielo so dire, perché non me lo sono chiesto, perché poi effettivamente non è che avevamo dei soldi, ma alla fine una famiglia in sei comunque costa. Solo che poi a un certo punto, ma comunque mi sono imposta, sono andata, ma non è che ho capito molto, perché è stato giusto un giorno. Poi alla fine ho incontrato dei colleghi che già conoscevo, che avevo avuto modo di conoscere, e quindi soprattutto poi durante mi sembra che era la domenica sul lunedì, non mi ricordo, insomma erano giorni festivi, quindi a quel punto il personale non c'è, c'erano giusto loro che facevano servizio. Una cosa, Teresa, ma suo marito quando a un certo punto è stato violento con lei, è così? L'ha picchiata? Allora guardi, picchiata forse era in mano minore, ma più che altro ha fatto delle sue scelte, che ha fatto dei gesti folli su se stessi, però alla fine erano mirati a me, quindi a colpire la mia fragilità, e su questi gesti che lui ha fatto nel momento in cui andavamo a discutere, a parte che non voleva che si parlasse, perché erano gesti veramente folli, però alla fine quando io cercavo di ragionare, quindi di ribellare non è la parola giusta, cercando di far valere le mie ragioni, lui mi strumentalizzava dicendo: io esco di casa, quindi se faccio un gesto folle la colpa è tua. Lui cosa ha fatto di folle? Lui ha cercato di togliersi la vita a se stesse per primo. Cioè, come fa? Con una corda. Intorno al collo? Sì. Davanti a lei? No, in una località, che in un'altra zona, non a casa, dove c'era tutta la famiglia. E qui ho faticato un po'. Guardi, io le dico che lui me l'ha comunicato tramite WhatsApp, per telefono, poi io ha detto: sto per mettermi la foto. No, con una foto. Con una foto. Io ho creduto in quel gesto, non le nascondo, mi è sembrato un problema enorme.
che poi alla fine ho avuto la fortuna di incontrare carabinieri veramente molto umani che mi hanno ascoltati, mi hanno parlato da persone umane. E quindi alla fine oggi mi sorgono dei dubbi, cioè oggi, mentre all'epoca non ci ho pensato, oggi potrei dire che è vero che lui cercava di danneggiare se stesso, ma era tutto destinato a me, era tutto un suo progetto. Teresa, ma una persona si mette la corda intorno al collo, poi si fa la fotografia, si fa il selfie, lo manda alla moglie e per dirle guarda tu che cosa mi fai fare, sei responsabile di quello che sto per fare, era un progetto mirato contro di lei, cioè, e secondo lei lui dove voleva arrivare? Allora, lui dove voleva arrivare? Lui voleva arrivare alla mia sottomissione. Voleva arrivare a ciò che in realtà io ho fatto per tanti anni per tenere buona la situazione, perché lui nell'ultimo periodo era irascibile, ma non solo se, di una parola in più che capitava dentro casa tra ragazze e mamma, cioè che si dicesse, ma era irascibile anche se mi capitava di andare da una stanza all'altra per fare dei servizi, quindi si passava troppo per vicino a lui, era irascibile su tutto, non è che... Guardi, materialmente nulla, però iniziava a imprecare, a bestemmiare e iniziava veramente perché poi il suo comportamento, io diventavo sempre più fragile psicologicamente, per quanto cercavo di amalgamare una situazione che non era amalgamabile, ma più che altro per i ragazzi. Tant'è vero che quando lui era dentro casa, i ragazzi ognuno era nelle stanze, venivano giusto per mangiare e poi dal tavolo si scappava. Si evitava di quando meno era possibile stare in contatto e nel suo raggio di vista. Dica una cosa, i ragazzi che cosa, come commentavano questo atteggiamento del padre? E il padre era violento con i figli? Il padre aveva lo stesso metro, solo che ero io che evitavo di far dialogare direttamente il padre. E non hanno mai commentato, non hanno mai parlato, hanno solo visto la situazione e secondo me l'hanno accettato, e tanto che alla fine è diventato un comportamento usuale. Materialmente quando la picchiata? Guarda, non le posso dire la data perché onestamente in tutto questo periodo, in questo vissuto le date, però in un momento di gran rabbia, di discussione che c'erano, perché inizialmente io dialogavo, poi a un certo punto, visto che comunque nemmeno con questo si riusciva, andava a gesti pratici. Delle volte gli facevo vedere in determinate situazioni l'atteggiamento mio e gli descrivevo il suo, quindi la differenza, ma nemmeno questo è andata. Sì. Come l'ha minacciato? Allora, la minaccia, lui l'ultimo periodo, essendo un appuntato scelto della Guardia di Finanza, quindi era in dotazione di una pistola, e l'ultimo periodo l'ha utilizzata per farsi forza su quella pistola. E il primo che ha puntato contro questa pistola è stato a mio figlio all'epoca di 11 anni, perché mio figlio non era ritornato a casa in tempo
Era uscito e tornato dopo 2 ore, insomma, dopo un bel po'. E quindi il figlio, vedendo il padre arrabbiato, non ha voluto salire su in casa, no? Questo l'abbiamo fatto pure noi quando eravamo figli, insomma, quando si viveva tutti insieme con i genitori. E lui, per farsi valere il suo potere, la sua parola nei confronti del figlio, ha detto: sali sopra o ti sparo, insomma, e quindi gli ha puntato la pistola contro. In quell'occasione c'ero io, mi sono messa davanti alla pistola, gliel'ho tolta di mano, e quindi poi ci siamo un po' tranquillizzati e poi siamo saliti sopra. E suo figlio? Cosa ha detto? Si è spaventato? No, mio figlio... spaventato non lo so, l'avrà mascherato benissimo, pure io ho mascherato, abbiamo tutti mascherati in questa situazione, nessuno ha esposto i propri sentimenti, ma bensì non è stato facile affrontare una problematica che si è abituata a vedere in un film per televisione, ma non quando diventa realtà. Vi minacciava anche le figlie? No, le figlie no. Perché poi, ripeto, l'ultimo periodo lui ha avuto molto contatto con me, e con i figli stavano a distanza. Lei quando dice l'ultimo periodo, a cosa si riferisce come ultimo periodo? Allora, come ultimo periodo mi riferisco da 2015. Sì, come ultimo periodo, diciamo da quando ha iniziato a danneggiarsi se stesso, quindi parliamo del 2015, da dicembre 2014, mi correggo, da dicembre 2014 ho iniziato io a fare delle proteste vivaci con lui, quindi a non stare più zitta, ma bensì la situazione per me era diventata... esasperante, dove anche una semplice uscita, per esempio l'uscita con tutta la famiglia, non la facevamo da un sacco di tempo, perché non si poteva uscire tutti insieme. Quindi quando ognuno di noi ha preso una strada diversa e io ero quella che stavo in casa e dovevo organizzare tutta l'intera famiglia, quindi ho iniziato da lì a protestare vivamente con lui, cercando di non stare più zitta o di sopportare lui. Dice: vabbè, oggi è la giornata storta, gli giriamo attorno, ok? Quindi parliamo del 2014. Lei gli ha detto qualche volta che aveva intenzione di separarsi oppure no? Come? Da quando ho iniziato a protestare e lui sempre fermo sulla sua posizione, io glielo ho detto presta attenzione che io non tollero più determinati comportamenti, quindi qua visto che abitavamo, la famiglia abitava nella mia casa di mia proprietà, io già gli avevo accennato che sì, che chi doveva andare via poi era lui. Che poi lui in realtà non ha voluto capire nulla, lui pretendeva solo perché lui stava bene, lui andava al lavoro, veniva a casa, aveva i suoi spazi, quello che lui aveva, quello che lui voleva. Lui e poi per il resto, qualsiasi cosa che si doveva fare dentro casa, fuori casa, dovevo fare tutto io, come portare ad esempio i figli alle feste, quelli di tornare a casa a preparare la cena, quindi di recuperare i figli dalle feste, quello di pulire casa, fare la cucina di sera, e poi era tutto carico, gestione mia, carico mio, di tutti i ragazzi. Alle 3 del mattino ero io che uscivo, lui era a casa a dormire. Quindi facevo tutto io, lui faceva solo il suo vivere, casa, andare al lavoro, tornare a casa e nulla in più. Ultimamente lui lavorava qua o ha lavorato sempre a Roma? Ha lavorato sempre.
ha lavorato sempre a Roma. Anche adesso lavora a Roma? Adesso è sospeso perché ho fatto la denuncia di tutte queste... Lei non l'ha fatta la denuncia? Agosto 2016. La prima denuncia è stata una denuncia in cui ha raccontato tutto? Sì, di questi fatti accaduti precedentemente, sì. Sì. Come ha reagito? All'inizio ha preso le distanze e io ho detto vabbè, un qualcosa ho ottenuto, ma poi man mano che si andava avanti, poi in realtà si è iniziata sempre ad avvicinare sempre più casa con la scusa dei ragazzi, e anche perché la... anche perché io no, di cui, quella è stata la prima di una serie di denunce, ma io attualmente non sono a conoscenza di nulla di come procedono poi effettivamente queste denunce. Esatto. Lei ha fatto più di una denuncia allora? Sì. Cioè, guardi, numero preciso non me lo ricordo, ma una decina come minimo, sì, non me lo ricordo il numero. Mi dica una cosa, Teresa. Lei ha fatto 10 denunce, quindi dopo quella prima denuncia, lui è, per fare lei 10 denunce vuol dire che dopo quella prima denuncia ci sono state delle reazioni da parte sua. Lui in che maniera ha reagito per portare lei a fare un'altra denuncia? Allora, guardi, le altre denunce ci sono state, perché una l'ho fatta proprio, ho fatto io richiesta al giudice di allontanamento, perché in un giorno, le ripeto, per la scusa dei ragazzi, era capace di venire anche 7-8 volte sotto casa, e quindi ogni volta che io dovevo uscire dovevo sempre prestare attenzione a... Guarda, questo l'ha sempre fatto, quindi io personalmente l'ho evitato, però quelle poche volte che ci siamo incontrati in macchina mi ha pedinato, mi è stato dietro, insomma, e poi alla fine ci sono state altre denunce, ma non solo a lui, perché poi c'è stata una guerra nei miei confronti da parte di tutta la famiglia. Perché io... La famiglia si è schierata con lui? Sì, la mia però. Ah, la sua? La mia. La famiglia di lui non c'è in tutto questo? Non esiste. La famiglia di lui, lui c'ha solo due sorelle, di cui una abita qua e un'altra abita fuori. E che però... La sorella che abita qua non sa niente? L'ho chiamata io, l'ho fatto venire a casa e l'ho aggiornata su tutto quello che aveva combinato il fratello. Incredula, questo sì. Però a me mi ha lasciato stare, cioè non mi ha detto nulla. E... Non si è interessata, non ha parlato col fratello, non ha cercato di... No, e con il fratello ha parlato, però in realtà non è stata incisiva con il fratello, perché il fratello nella situazione in cui stava bisognava che una persona che lo seguisse, ma che lo indirizzasse, ma che venisse anche controllato, non lasciato alla sua volontà di pensiero, di quelle che voleva fare. Quindi se lei lo ha denunciato tante volte vuol dire che lei aveva paura di quest'uomo? Io ho ancora tuttora paura, perché lui ha avuto delle reazioni nei miei confronti veramente esagerate. A parte la pistola, ma la sua, ma bastava solo che mi guardasse, nell'ultimo periodo non c'era bisogno nemmeno che io parlasse, bastava solo che uno sguardo e lui scattava con aggressività, con parolacce, con una rabbia nei miei confronti, che addirittura gli vedevo gli occhi che si ingrandivano, e questo era tutto mirato a me, una cattiveria che emanava, e che nelle parole che pronunciava è tutto indirizzato a me, perché mi vedevo come il suo male. Però non se ne è andata.
la vedeva come il suo male, però non se ne andava, era sempre sotto casa con la scusa dei figli, giusto? E mi dica una cosa, i suoi figli oggi nei suoi confronti come si comportano? Nei confronti della mamma? I miei figli oggi non mi considerano più mamma, perché loro meglio di me sanno quello che è successo nelle quattro mura, però con la mia denuncia il padre ha avuto problemi economici e quindi da lì anche il padre ha convocato le figlie, soprattutto le grandicelle, e l'ha messa davanti alla situazione economica. Quindi questa è una appena 18... Esatto, per colpa di tua madre, per la denuncia che ha... No, non posso comprare il vestito. Per la denuncia che ha fatto, queste sono le entrate, queste sono le spese, questo è quello che ci restava per campare. Adesso vengo licenziato, quindi non abbiamo nemmeno più un centesimo di entrata. Quindi non è che ti posso comprare perché abbiamo una riduzione economica, ma bensì ha prospettato una un'economia d'astica, cioè di entrata zero. No, questo non è vero, però è quello che ha riportato alla mia famiglia, e alla mia famiglia ha riportato anche tutta la situazione economica, la mia famiglia ha riportato tutta la situazione di coppia, ok? Certo, perché durante l'ultimo periodo del matrimonio abbiamo venduto dell'oro, che qualcosa era anche di mio, e lui ha detto che era tutto della sua famiglia e che addirittura ha guadagnato 6.000 euro. Io questo, di tutto ciò non so nulla. Ma mi scusi Teresa, questo papà che dice alle figlie per colpa di vostra mamma io adesso non sapremo neanche che cosa mangiare perché... non ho più lo stipendio, dice una bugia, perché lo stipendio continui ad averlo. Questa famiglia che si schiera a favore, tutto sul livello economico, se ho capito bene, questa famiglia che immagino le abbia detto, ho fatto capire, tu sei colpevole perché ti sei permessa di denunciare un uomo che su di te esercitava, e con le parole, con gli atti, violenza. Morale della favola, la sua famiglia che cosa pretendeva? Che lei si mettesse in ginocchio e stesse in ginocchio tutta la vita, questo? Oggi potrei dire di sì, oggi voleva che io continuassi su quella linea. Loro accettavano solo il fatto che io l'avessi mandato fuori casa, che avessi avuto il coraggio secondo loro di mandarlo fuori casa, ma non è una questione di coraggio. Però era una questione, lui gli ha detto che non c'erano i soldi, lei allora avrebbe dovuto tenerselo in casa ed evitare tutto questo. Sì, secondo loro io non dovevo fare denuncia, ma bensì uscire fuori casa, io stavo nella mia casa, e accontentarmi di quei soldi che mi passava e basta. Subire. Sì. Si fa, si deve subire. E mi dica, e le sue figlie invece a lei che cosa hanno detto dopo aver parlato col padre? E le mie figlie mi hanno invitata a ritirare la denuncia, che io non ho voluto fare, perché la denuncia mi è costata raccontare ciò che avveniva nelle mie quattro mura, perché nel palazzo di famiglia, perché io abitavo con le sorelle e i miei genitori, mi avevano semplicemente classificato come famiglia rumorosa, perché da me sono volata anche qualche sedia. Ok, le urli si sono sempre sentite, anche se chiudi gli infissi interni, comunque alla fine si sentono. E gli urli erano pure da parte dei figli, perché anche i figli subivano questa, per quando io cercavo di ammortizzare le cose, ma anche loro subivano tutta la situazione. I figli sanno, lo sapevano, lo sanno ancora tuttora di quello che è accaduto.
però solo per una situazione economica alla fine hanno iniziato a non essere d'accordo con me e poi e diciamo che c'è stato una volta pagina soprattutto dei figli che hanno scelto di andare col padre alla fine solo perché sì, tutte e quattro stanno col padre, però quella di 9 anni è piccolina, quindi diciamo si è adeguata alle sorelle e fratelli, perché chi ha gestito tutta la situazione è stata soprattutto la prima, la 18enne, e questo soprattutto in modo particolare quando poi ho ufficializzato la mia storia con il mio compagno che è Antonio Paglia. E la reazione qual è stata? Quando lei ha ufficializzato la sua storia? Vabbè, la reazione loro, va bene, è stata una conferma a ciò che loro già avevano capito, perché poi in realtà io sono una persona adulta e matura, quindi non vedo perché devo nascondere determinate mie scelte. Anche perché, ripeto, non c'è una scelta che il mio matrimonio era già finita, la mia situazione era già quella che era, quindi questo amore per il mio compagno è nato da sé e forse in un momento così particolare della mia vita, la cosa più bella. Non avevo nessun diritto di rifarmi una vita, soprattutto con una persona di 19 anni più grande di me. Lei pensa che con questi chiari di luna, come dicono a Oxford, se la persona che lei ha incontrato fosse stata della sua stessa età, loro avrebbero cambiato atteggiamento? Si sarebbero dimenticati che il padre gli ha detto che i soldi non ce ne sono più? Assolutamente no, questo proprio è da escludere, non è la differenza di età, è proprio un'altra persona a mio fianco che non avrebbero accettato. Ma da parte dei figli, diciamo che io lo ritengo anche naturale l'impatto, no? Poi non sta scritto da nessuna parte che devono accettare. Ok, quello che invece alla fine fa molto male è che la mia famiglia, intendo sorelle e genitori, hanno poi, io ritengo, strumentalizzati i miei figli, perché i miei figli parlavano con me di frasi fatte, soprattutto non di loro bocca, ma bensì di frase avute con la mia famiglia. Guardi, ad esempio una frase semplice, buona vita, ad esempio, no? Questa è una frase che ha utilizzato mia sorella, però me lo sono ritrovata anche nei messaggi di mia figlia, ma questo è ultimo, questo proprio è ultimo. Adesso non ho contatto con nessuno perché il padre ha cambiato i numeri di telefono a tutti i figli, solo l'ultima, quella di 9 anni, mi ha dato, che però da pochi giorni mi ha anche bloccato tramite WhatsApp. Questo colloquio che ho accennato è un colloquio avuto con la 18enne tramite Facebook, che però adesso sono bloccata pure lì. Quindi lei non può comunicare con i suoi figli praticamente? Non solo oggi non posso comunicare con i miei figli, ma bensì i figli non credono a una parola di ciò che io dico, ma come valore, come mamma non valgo nemmeno zero, come donna non ne parliamo proprio. Lei comunque rimane la mamma di questi quattro ragazzi. E questi quattro ragazzi, mi dica, ma sono come sono? Sono tranquilli o sono violenti? Allora, guardi, tranquillo nella mia famiglia non è nessuno. Violenti, fino a poco tempo fa mi ha detto di no, adesso non lo posso dire, visto che ho subito un'aggressione proprio dalle prime due, dalle ragazze. Sì, fisica.
mi hanno aggredito in due, sono stata picchiata da loro, avvenuto tra l'ingresso e la cucina di casa mia. Quanto tempo fa? Recente, il 18 marzo. E il portoncino d'ingresso era aperto, ho urlato, ho chiesto aiuto, ma nessuno ha avuto il coraggio nemmeno di affacciarsi in casa mia, ma bensì si è popolato solo la scala. Quando mi sono barricata in cucina e ho chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, quel giorno e di servizio era la polizia, e sono venute, io ho detto che sono stata aggredita perché mi hanno trovata barricata in cucina. Solo che in quell'occasione le ragazze non hanno detto che non è vero davanti ai poliziotti. Poi successivamente hanno detto che sono state io a aggredire loro, quindi ho detto una bugia, ok. Ma addirittura i commenti che sono stati fatti, soprattutto da parte di una della mia famiglia, è stato detto: questi sono i suoi figli, lei così li ha cresciuti. Invece non è vero, perché i ragazzi sono pieni di rabbia per tutta la situazione che si è venuta a creare, che loro come famiglia vogliono bene ai miei figli, così dicono, ma gli hanno fatto molto danno, non hanno tutelato i miei figli, ma bensì pur di colpire me, distruggere me, li hanno utilizzati, sono stati strumentalizzati. Questo è un peccato che non si può perdonare. Tutto si può perdonare ai figli, ma non si può perdonare a chi strumentalizza i figli e li mette contro i genitori. Questo non si può. Questo non si può. Io avrei potuto fare dopo la fine del matrimonio tante scelte, anche quello di usufruire il mio corpo per far soldi, ok? Ma il rispetto della persona e l'educazione che si dà alla persona, questo va a prescindere da ogni cosa, da ogni scelta che si fa, perché questa è una scelta della mia vita. Io non, i figli sono rimasti in casa con me, e dentro casa i dispetti che mi hanno potuto fare, le cattiverie che mi hanno potuto fare, quando si metteva a tavola le offese che volavano soprattutto nei confronti del mio compagno, ok? Sì, io non ho mai reagito, gli ho sempre detto: voi siete ragazzi, l'accetto, però gli ho sempre detto che questa non era l'educazione che gli avevo, o perlomeno a questo punto devo dire ho fallito, che pensavo di avergli insegnato, perché io gli ho sempre detto che come io ho avuto sempre rispetto, perché nonostante che abitassi in famiglia, io non ho mai messo una mano addosso ai miei genitori. È successo più di una volta che le sue figlie l'hanno aggredita? Guarda, sì, è successo anche in passato, però ho sempre cercato, ho coperto, quello del passato l'ho coperto, quello l'aggressione del 18 marzo avvenuto di quest'anno, a quel punto no, tanto è vero. In passato qual era la scintilla che faceva scattare il nervoso delle sue figlie? No, io non mi ricordo l'argomento, però so solo che ad esempio c'è la primogenita che adesso è 18enne, quando abbiamo avuto sempre un discorso verbale, siccome lei cercava di parlare con me, di ragionare, che io non gli davo ragione, ma bensì per me non aveva ragione, quindi a quel punto lei scattava la rabbia e scattavano le mani. A schiaffi no, c'era proprio una lotta tra me e lei, alla fine diventava una lotta, tant'è vero che quando lei era alle medie io mi sono ritrovato con un dito rotto e sono andata anche all'ospedale. Lei era alle scuole medie? Sì, sì. Poi ha sempre avuto il vizio di aggredirti alle spalle. Io da lei
c'è stato un periodo che ero molto attenta a guardarmi le spalle, però ho detto forse perché è una ragazza, cercavo di parlare, di ragionare, ho detto forse crescendo, ma alla fine non è stato, poi alla fine non è stato così. Una cosa, Teresa, da quello che io ho capito, questa ragazza ha cominciato da ragazzina e lei non ha mai pensato di parlare con un psicologo, una psicologa, di riferire che questa ragazzina comunque viveva in una famiglia in cui quotidianamente aveva esempio di violenza da parte di un padre che straparlava, eccetera, eccetera. Non ha mai pensato di portarla da qualcuno? No, perché in realtà lei fuori casa era tutta un'altra persona, ma come tutta la mia famiglia. Io adesso che sto raccontando queste cose, e per chi mi ascolterà, la prima cosa che pensa è che io stia dicendo tutte bugie. In realtà no, non è vero, perché queste erano quelle che si succedevano nelle mie quattro mura. Ma non è vero che... E sono tutte bugie. L'unica che le può confermare sono i miei figli, che però in questo momento non lo faranno mai. Queste cose che lei oggi ha avuto il coraggio di dire, non le ha mai raccontate a nessuno. Per tanti anni lei ha subito queste angherie, anche soltanto verbali, che a volte fanno più male di quelle fisiche, e non ha mai avuto un'amica con cui confidarsi, un parente, una sorella. Le ha sempre tenute dentro di lei tutte queste cose. Sì, perché quelle poche volte che ho cercato di raccontare in modo molto soft, molto leggero, con una battuta, no? Mi si è sempre stata risposta: ti lamenti, sa, quelli discorsi tra donne, no? Dice: ti lamenti di tuo marito, guarda il mio. Però non è stato mai preso in pieno, nel senso, il senso valore di quello che io dicevo. Non ha mai raccontato dei suoi figli? No, io non ho mai raccontato, perché ripeto, fino a un... Non solo, ma fino a un certo punto sono riuscita anche a gestire la situazione, quindi io pensavo di di essere riuscita. Questa bambina di 9 anni? Questa bambina di 9 anni come il maschietto di 12, io dico, sono vissuti in piena cattività, perché mentre le prime due hanno trovato perlomeno in apparenza, perché poi alla fine, per come sono andate le cose, un rapporto tra me e il padre più sereno. E gli ultimi due, no, questo quindi non lo posso dire. Quindi hanno assorbito questa irascibilità? Sì. E il... Reattivi, tutti e due? Sì, infatti anche la piccola, quella di 9 anni, sa far valere molto bene le sue ragioni. E quindi, mentre un'altra bambina di 9 anni, casomai, è più dolce, più amalgamabile, mentre lei invece è molto più ferma sulle sue posizioni, perché poi in realtà... E la tratta male? No, l'ultima è la più furba, perché io ho notato in questi giorni che lei sa come comportarsi a seconda di con chi sta, perché adesso sto fuori casa, ho provato a chiamarla, ma lei quando sta con persone, che può essere la sorella, il padre o altro, e sa che se risponde, lei si mette in difficoltà, non mi risponde. Però se chiamo, casomai che sta fuori o che ne so, sta a qualche altra parte, che non c'è nessuno con lui, con lei, mi risponde. E cosa le dice? E io gli dico perché non mi ha risposto. Lei ha detto no, in quel momento non poteva, no, ma non mi dice la verità. Io questo lo so, perché sono adulta, sono la mamma, l'ho compresa. Con la piccola sì, anche se comunque è alla fine è come si dice, è comunque gestita dalle grandi, quindi è succube dalle grandi, dalla situazione. Il maschio invece è quello che a differenza di tutti assorbe e non parla. Non parlo, come tutti un po' i maschietti, no? Sono più le femminucce che parlano.
però reagisce in modo più forte rispetto, reagisce proprio con non solo con parolacce nei miei confronti, sì, parolacce, con bestemmie, sì, 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 con mia apostrofa puttana, addirittura togliti dalla mia vista, non ti fa vedere, nonostante, e quindi alla fine rispetto agli altri agisce con più cattiveria. Sì. Come reagisce quando lui la insulta? Io non reagisco mai, non reagisco mai, perché tento sempre l'approccio del dialogo, ma è fallita a priori perché non c'è dialogo. Teresa, da quanto tempo non vede i suoi figli? Allora, io non li vedo da dopo il 29 marzo, c'è stata l'udienza, la presidenziale, che ho provato per l'ennesima volta a fare un accordo che però non è andato a buon fine. Adesso sto in giudiziale, dove il giudice ha deciso di dare la mia casa, perché è la casa di coniugale, visto che io i ragazzi stanno molto arrabbiati con me, quindi non ho voluto trascinarli per forza dalla mia parte, ma bensì mi sono adeguata alla loro volontà, malvolentieri, di darle al padre, e mi ha tolto anche la casa. Io attualmente io con una casa di proprietà sto senza casa, diciamo l'avrei pure accettata nel caso in cui il padre non avesse altre proprietà, addirittura ha degli affitti, oltre una reddita, oltre uno stipendio. Io invece oggi sto in ospitalità tra le persone, sto girando tra varie persone perché non ho una casa, non ho soldi e sto fuori. Lei non ha mai lavorato, Teresa? Ho lavorato prima di sposarmi, questo sì, ma poi con la nascita già della prima figlia, quando facevamo un po' i calcoli economici, dandogli a lavorare, ci voleva una babysitter, allora ho mollato il lavoro e ho scelto di lavorare in casa e crescere i miei figli, anche se senza valore economico, ma è un gran lavoro non riconosciuto da nessuno. E oggi? Oggi lavora? Oggi ho messo tra gli amici, tra conoscenti, una voce in giro, la mia disponibilità a lavori domestici a 5 euro l'ora. Durante l'estate ho fatto anche la lavapiatti. Diciamo che non mi tiro indietro e né tantomeno mi vergogno di quello che poi effettivamente offre la società attuale. Teresa, io sono, devo dire la verità, sono addirittura esterrefatta, ma innanzitutto esterrefatta per come lei riesce ad essere così apparentemente calma e serena. Penso che dentro il cuore abbia l'inferno, perché lei ha cresciuto quattro figli, se ho capito bene è stata zitta, ha sopportato perché pensava che fosse la cosa migliore da fare per questi quattro figli, e oggi questi quattro figli invece le si sono rivoltati contro. Però vede, io le dico una cosa, sono comunque sempre i suoi figli, quindi io sono fermamente convinta che viene un momento in cui i figli comprendono, capiscono, maturano, anche se maturano attraverso le difficoltà, attraverso le sofferenze psicologiche, viene un momento in cui i figli comunque comprendono. Ma la tragedia è un'altra, è il fatto che lei in questo momento non abbia assolutamente niente, e l'unica cosa, io credo di avere capito bene, perché questo è il motivo per cui lei è qui, attende però giustizia. Sì, giustizia, sì, lenta, anche se guardi, da parte dei carabinieri, perché la prima cosa che si fa è la denuncia dei carabinieri, quindi ti trovi davanti una persona con la divisa, che hanno un'umanità veramente grande, sì, però si prendono pure un altro compito, quello di metterti davanti alla realtà,
alla come oggi funziona la giustizia, che ai più delle volte va a discapito anche del loro lavoro. Certo, sono estremamente d'accordo con lei. Lei mi ha parlato di un'udienza, quindi comunque c'è un processo in corso, è così? Sì. Quello civile, sì. La prima, ci sarà un'altra udienza, se ricordo bene, mi sembra il 24 novembre, visto che è una data lunga, non è che mi sono... La mia è diventata una separazione giudiziale, però in questo momento io ho un problema molto più grande, cioè, sono una senza tetto. Lei è una senza... Sì, in questo momento. Il giudice che con il suo consenso ha assegnato la sua casa di proprietà ai suoi figli, a questo punto... Io ho dato consenso solo a che i figli andassero col padre, solo per questo, ma no... anche la mia casa, assolutamente. È stata una decisione del giudice, di non ha pensato a dove va a abitare, insomma. No, non ha pensato, però in contropartita mi ha dato un assegno di mantenimento di 700 euro, però di questi 700 euro devo dare 70 euro per ogni figlio minorenne, che ne sono tre, quindi devo decultare 210 euro, quindi mi rimangono 490 euro. Su questi 490 euro devo anche contribuire alle spese al 50% per i figli, di cui ha anche specificato attività sportive tra le... Sì. Sinceramente, con tutto il rispetto per la giustizia, i tribunali, le procure, se la situazione non fosse così tragica mi verrebbe da ridere. Non ho capito, ma se ho capito bene, Teresa, l'assegno di mantenimento glielo deve conferire suo marito, giusto? Oh. Allora voglio dire, suo marito, secondo il giudice, le dà i soldi e poi se li riprende, è così? Perché nel momento in cui lei deve dare una parte di questi 700 euro per il mantenimento dei figli, in mano a chi li dà? Certo non li dà in mano ai suoi figli, no? Li deve dare in mano a suo marito, è così? Quindi alla fine suo marito quanto le versa? 200 euro? Mi versa 4,90. Però devo contribuire anche alle spese al 50%, e per di più con quello che mi resta, essendo io una persona che non ha reddito, non ha nulla, con quello che mi resta non ho capito se riesco a pagarmi un affitto, ma se riesco solo a pagare l'affitto non riesco a pagare le spese. Sempre se trovo una persona che mi dia in queste condizioni, senza garanzia, un appartamento, una stanza, non so che dirle. Voglio dire, di questi 700 euro lei sarà fortunata se gli rimangono 300, ma voglio dire, lei ha ammesso che le rimangano 300, ma non credo, perché i figli sono quattro, anche se una è maggiorenne, sono sempre tre, devono andare a scuola, devono campare, devono fare attività sportiva, tutto quello che vogliono, a lei rimarranno 300 euro, 250 euro, con 250 euro lei non può neanche mangiare, non vedo come possa trovarsi un tetto sulla testa. Tutto questo il giudice non l'ha considerato, o pensava che lei fosse l'infanta di Spagna che aspetta l'eredità, scusi? Questo non glielo so dire, io ho solo detto che se mi capita ho dato la mia disponibilità a fare lavori domestici a 5 euro l'ora, ma non ho detto che io lavoro tutti i giorni e che c'ho un reddito mio, io questo non ce l'ho. Quindi la prossima udienza per andare a discutere di qualche cosa sarà a novembre, lei ha, immagino abbia un avvocato, è così? E l'avvocato che cosa le ha consigliato di fare? In questo momento sta presentando un ricorso per questa sentenza, insomma facciamo ricorso perché... perlomeno per la casa, perché io sto senza, però nel frattempo, per quando si producono i documenti, per quando si protocollano, per quando vengono presi in considerazione, passa tempo e io sto passa sempre in mezzo. Sì, adesso è la settimana di Pasqua, quindi c'è una settimana dove non si lavora, poi c'è il periodo di Natale, poi c'è il Ferragosto, la parte più lunga dell'anno, che le attività sono tutte ferme, e il tempo passa, vola, intanto tutti i giorni bisogna svegliarsi, bisogna
mangiare e fare il tutto. Teresa, noi innanzitutto le siamo grati perché lei ha avuto il coraggio di dire tutto quello che ha detto, e sinceramente gliel'ho detto anche prima, non è da tutti. Tutto quello che noi possiamo fare è sbattere i pugni sul tavolo virtualmente, nel senso che tutto quello che possiamo fare è cercare di attrarre l'attenzione su questo caso, che poi non cambia niente per lei, però tanto per dirlo, non è l'unica persona che oggi, grazie a una serie di stranissime burocrazie e ritardi, si trova in queste condizioni che io considero drammatiche. Ma la cosa più drammatica sulla quale credo che lei debba lavorare sia il recupero di un dialogo con i suoi quattro figli, ma soprattutto con questa figlia grande, con questa figlia grande che riesce a gestire anche il destino degli altri tre. Guardi, non voglio mettere in causa suo marito, che non considero neanche lontanamente in questo momento, perché non credo che meriti un minimo di considerazione che non sia una considerazione medica, perché una persona che agisce in questo modo è una persona che ha una giustificazione nella misura in cui è malato. Allora, e se è una persona che ha bisogno di cure, comunque non deve stare vicino ai figli, perché finisce di rovinarli. Quindi io credo che lei innanzitutto, se ne avesse la possibilità, dovrebbe recuperare il dialogo con i suoi figli, e credo che questo sia anche il suo desiderio. Per il resto noi ci vedremo ancora, noi faremo ancora, glielo assicuro, una trasmissione alla quale trasmissione inviteremo degli esperti, inviteremo dei magistrati, inviteremo tutte le persone che abbiano avuto anche la sua stessa esperienza, perché intendiamo non limitarci a questa intervista, di cui la ringraziamo ancora, e certo, tutto quello che vuole. Un'ultima cosa volevo dire. Allora, guardi, io in questa mia avventura, che non è finita, mi sono dovuta confrontare anche con non solo la mentalità del popolo, la mentalità delle persone, dove tutti vogliono dire una parola che poi in realtà il vissuto è solo mio. Cioè, certo, pago le spese, dove tutti hanno voluto dire una parola, ma nessuno ha compreso in pieno la situazione. Però le dico che anche quando sono andata in ospedale mi sono trovata di fronte a delle persone che, le ripeto, ogni professione è da rispettare, ma comunque in fondo, alla base, c'è l'essere umano che nonostante il lavoro che ognuno di loro svolge, ma comunque alla fine la mentalità è uguale al popolo. Quindi mi sono dovuto confrontare anche con queste persone, dove la folle era considerato io di quello che stavo dicendo, dove c'è una grande, non so se definire la pubblicità, ma quelle di invogliare le persone a dichiarare le situazioni, che però alla fine i primi ostacoli si incontrano già andando in ospedale, perché quando si va per un problema e gli viene alla semplice domanda cosa le è successo e si racconta la verità, lì già c'è il primo muro, perché poi alla fine è tutto un'esclamazione, è tutto da vedere in televisione quelle che poi succede, ma alla fine il primo pronto intervento tra, le ripeto, la polizia, i carabinieri, ci sono i medici, e quando lì poi si racconta la verità si trovano tanti samaritani, ma alla fine nessuno prende in considerazione la problematica per quella che è. Io sono perfettamente d'accordo con lei, per l'esperienza che ho fatto con questo mestiere le dico che lei non ha esagerato affatto, anzi è stata persino troppo discreta, perché a volte la realtà è persino peggiore.
di quella che lei sta vivendo, di quella che lei sta vivendo e quella che lei sta rappresentando. La sua è una realtà triste, perché soprattutto perché i suoi figli sono stati psicologicamente manipolati e continuano ad essere manipolati da una società che non merita di essere chiamata civile, perché sono capaci tutti a venire a dire poverina, poverina, poi ognuno sbatte la porta di casa in faccia e a lei. Le voglio dire soltanto una cosa prima di chiudere questa trasmissione, che questa è una, lo dico per esperienza personale, questa è una società in cui una certa persona, una certa signora che io conoscevo, un bel giorno decide di separarsi da suo marito e lo fa in maniera discreta, lo fa dopo un certo ragionamento, lo fa senza coinvolgere nessuno, e riceve una telefonata da una sua carissima amica, che commenta con una situazione di comodo la separazione dell'amica, dicendo: ma chi te l'ha fatto fare di separarti? I mariti al limite si tradiscono, ma è preferibile tenerseli. Allora, questa è la società in cui noi viviamo, cara Teresa. Ecco, poi io però le ho parlato di un certo ambiente in cui non devono fare i conti del pranzo con la cena, in un ambiente in cui comunque mangiano, e quindi questo, però quell'ambiente in cui si mangia regolarmente a mezzogiorno e sera ci si consente il lusso di fare della filosofia. Chi paga le spese di questa filosofia di lusso? Purtroppo sono le persone come lei. Noi quello che possiamo fare è continuare a interessarci del suo e di altri problemi, sempre e comunque nella speranza che la comunità e i telespettatori ricordi di essere gente, di essere uomini, donne, e non qualcosa di differente che finge soltanto di essere uomini e donne. Comunque noi la ringraziamo.